Per la presenza, grazie ai relatori, grazie al Presidente Prevede e al Presidente del Comitato Regionale Santo Sorso per la loro presenza. E oggi inauguriamo la sala convegni, intitolata a Enrico De Pantis, e la inauguriamo con questo corso sul tecnico competente in acustica, che poi i relatori ci spiegheranno tutte le problematiche e gli obiettivi di questo corso che faremo nel mese di aprile. Vi dico soltanto che siamo l'unico ente accreditato in Regione Campania per poter fare questo corso in questo momento e anche in virtù del decreto che è stato approvato da poco, poi i relatori ce lo spiegheranno benissimo. Chiaramente abbiamo questa ultima possibilità di essere abilitati come tecnico competente in acustica per una serie di pratiche e quindi lavoro. Passo la parola al Presidente Prevede per i saluti, grazie. Buongiorno a tutti, grazie della presenza. Diceva Enzo, oggi in un certo senso inauguriamo sta sala che per quelli più vecchi sarebbe un ritorno. Se vi ricordate, siamo stati, il bravo Brunello se ne ricorda perfettamente, siamo stati qua. Siamo stati qua circa 8 anni, se non erro, dal 94 al 99. E quindi in questa sala abbiamo fatto anche parecchi corsi, Montonini sicuramente si ricorderà, altri si ricorderanno, c'è il 21 con i vigili del Gerafuoco, quindi quindi siamo ritornati un po' alla base. A dir la verità, abbiamo pure pensato di ritornare ancora più prima alla vecchia sede, la nostra storica sede, che tra l'altro poi è di proprietà, però giustamente logisticamente poi non ci potevamo permettere queste manifestazioni organizzate poi tra l'altro da lungo tempo, ma organizzate nell'arco di 7-8-10 giorni. Sapete bene che purtroppo se dobbiamo andare fuori a fare convegni, almeno un 20-30 giorni prima, prenotare a sala, costi e via dicendo. E quindi abbiamo portato questa... Allora, tecnica abbiamo optato per la soluzione qua, che penso, insomma, per quello che ci serve a noi è più che sufficiente. Vabbè, io ringrazio un po' tutti per la presenza e buon lavoro. Allora, grazie al dottor Prevede e al dottor Della Vecchia. Io sono l'ingegner Corapi e vi seguirò appunto sia in questo seminario sia durante il corso che durerà 2 o 4 anni a seconda poi dei rispettivi curriculum e conoscenze. Ecco, poi andremo ad approfondire un po' tutta la tematica relativa ai 2 o 4 anni di corso. Il seminario è un seminario introduttivo che farò insieme al collega ingegner Trani, che appunto ha l'obiettivo di andare a spiegare meglio sia che cosa fa il tecnico competente in acustica, sia gli sbocchi lavorativi, quindi le opportunità di lavoro che nascono, che sono nate e nasceranno con questa nuova, in parte nuova figura lavorativa. Per quanto riguarda il seminario si suddividerà, come già avete visto un po' dalla locandina, ecco, in questi punti principali. Ok, mi attenerò col collega in modo tale da andare ad approfondire ogni singola parte. Ovviamente inizieremo con lo spiegare, ecco, chi è il tecnico competente in acustica ambientale, figura che è riconosciuta dalla Regione Campania, quindi non si può essere tecnici se non iscritti in queste liste. Oggi per essere iscritti in queste liste ci sono due strade:
Una è quella di dimostrare una competenza acquisita negli ultimi 2 o 4 anni, l'altro invece è fare un corso di formazione riconosciuto direttamente in regione, ovviamente come lo è questo che stiamo oggi proponendo a voi. Continueremo poi ovviamente con i punti principali della normativa e le nozioni fisiche dell'acustica, quindi che cos'è il rumore, che cos'è il suono, eccetera eccetera. Riparlerò poi io con l'acustico sui luoghi di lavoro, quindi l'opportunità anche per chi fa sicurezza, in quanto queste perizie acustiche sono diventate parte fondamentale di tutti i piani di sicurezza e di tutte le valutazioni dei rischi, quindi sia per quanto riguarda un DVR per qualsiasi azienda, sia per quanto riguarda il cantiere in senso stretto, ecco, con parte di PSC e POS direttamente collegate proprio al rumore. Poi spiegherò meglio questa cosa dopo. Le opportunità lavorative, quindi anche come consulenti tecnici di ufficio in acustica, e poi andremo nell'ultima parte su una casistica un po' più pratica. Ovviamente il seminario è di 2 ore, quindi non possiamo comunque approfondire l'argomento in modo adeguato. Il corso durerà 180 o 270 ore, quindi non immaginiamo che in 2 ore voi potete ovviamente poi saper fare una relazione di impatto acustico, però almeno fornire i punti principali per poi poter capire, ecco, dove andare poi a utilizzare questa relazione di impatto acustico, che comunque non è l'unica cosa che fa il tecnico competente in acustica, ok? E poi ci saranno le conclusioni finali, dove poi approfondiremo anche il programma del corso sia per i 2 anni che per i 4 anni. La figura del tecnico competente in acustica ovviamente è regolamentata dalle seguenti norme, tra cui la legge quadro sull'inquinamento acustico e per la legge 447 del 1995 il tecnico è una figura professionale idonea ad effettuare misurazioni e verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalla normativa vigente. Quindi per ogni attività lavorativa, per ogni tipologia di studio che noi andremo a fare ci danno dei limiti normativi, e quindi il compito del tecnico è quello di andare a verificare se in pratica stiamo al di sotto di questi limiti, okay? come diciamo già detto, serve un idoneo titolo di studio, che ad oggi ripeto è anche il diploma. Stiamo in una fase infatti transitoria, perché come già accennato anche dal dottor Prevede prima, da qui a 5 anni i diplomati, per uniformarsi ovviamente anche alla normativa europea che prevede poi il laureato geometra, no, allora anche il tecnico competente in acustica dovrà essere solo un laureato. Quindi siamo un po' all'ultima chiamata del corso, visto che questo sarà un percorso che finirà fra 3 anni e mezzo in pratica. Quindi chi oggi è intenzionato a diventare tecnico in acustica ha un po' l'ultima chiamata utile per diventare, quindi proprio per questo motivo noi vogliamo cominciare questo corso a breve, quindi si parla di aprile maggio, in modo tale che chi vuole appunto essere inserito in queste liste può farlo con tranquillità. Oppure ovviamente idoneo titolo di studio e aver svolto in maniera non occasionale per 2 o 4 anni attività professionale in materia di acustica ambientale. Questo che significa? Significa che per essere iscritti in regione c'è bisogno di consegnare una documentazione fatta da una serie di progetti effettivamente fatti o nell'attività lavorativa oppure in un corso riconosciuto. Allora il nostro corso, dove noi poi alla fine vedremo dopo, in realtà non è un corso, ma abbiamo preferito definirlo un master, proprio per dare proprio per evidenziare l'importante parte pratica che verrà fatta all'interno di queste 180 o 270 ore. Quindi la non occasionalità si va a dimostrare o attraverso l'attività lavorativa o comunque attraverso progetti fatti in aula, ma sempre riferiti a casistiche reali. Quindi questo è un po' il discorso. Ovviamente questo è un po' quello che già ho detto, per poter esercitare comunque la professione di tecnico competente in acustica c'è bisogno comunque dell'iscrizione all'ordine, quindi non è per esempio come il coordinatore, dove ovviamente già un diplomato può con l'attestato esercitare, se ha ovviamente
esperienza di 1, 2 o 3 anni già può esercitare la professione senza iscrizione all'ordine. In questo caso c'è comunque bisogno della iscrizione al proprio ordine professionale. Queste sono un po' le normative regionali che riconoscono appunto la figura del tecnico, che noi in parte andremo a richiamare oggi, in parte già l'ho richiamato io in questi brevi punti. Io ora, prima di parlare del rischio comune del negozio di lavoro, che riguarda il mio secondo intervento di oggi, passo la parola all'ingegner Trani, che ci spiegherà un po' la parte normativa e i primi cenni riguardanti l'acustica in senso stretto, quindi definizioni di suono, rumore, eccetera. Quindi passo la parola a Trani e riprenderò io poi la parola in un secondo momento. Però, sentite? Ok. Una breve presentazione. Sono l'ingegner Denis Trani e sono tecnico competente in acustica ambientale. Abbiamo iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Napoli. E opero quindi nel campo dell'acustica, principalmente però mi occupo del monitoraggio delle grandi opere e monitoraggio ambientale, quindi il rumore, in particolare della componente rumore e vibrazioni. Per le grandi opere tipo alta velocità, metropolitane e via dicendo. E vabbè, iniziamo prima di diciamo, presentarvi, farvi una carrellata di quella che è la normativa in campo acustico, è utile dare giusto alcune definizioni per capire, per poi intenderci meglio durante tutta la presentazione delle norme, da che cos'è un rumore, un suono che prova una sensazione sgradevole, fastidiosa, intollerabile, generata da una sorgente sonora. Quindi una sorgente sonora può essere prodotta da vibrazioni meccaniche, in questo caso si parla di accoppiamento vibroacustico, inoltre l'acustica non è altro che una branca delle vibrazioni, vibrazioni che riusciamo a percepire nel campo dell'udibile, oppure da turbolenze dell'aria. Quindi noi siamo circondati da tutti i giorni da tanti tipi di sorgenti e quindi vediamo come è importante quindi che ci sia anche una normativa che ci tuteli dal punto di vista dell'inquinamento acustico. Quindi vabbè, queste sono le immagini che ci fanno capire come siamo pervasi da rumori di vari genere, suoni che possono diventare rumori, possono darci fastidio in qualche modo. E quindi abbiamo detto ci sono due modi di produrre questi suoni, e diciamo questi suoni si accompagnano sorgendo un'energia acustica. Ok, che è praticamente data dall'oscillazione della variazione di pressione intorno a un valore stazionario. Quindi la normativa poi farà riferimento a un campo sonoro chiuso o confinato o aperto, a seconda appunto del modo in cui il suono ha di propagarsi nell'ambiente. Ok, viene definito campo sonoro la porzione di spazio interessata da tali variazioni di pressione. E va bene, andiamo indietro. Quindi alcune definizioni: sorgente di vibrazione, abbiamo detto l'origine da cui parte questa energia sonora, poi deve propagarsi in un mezzo di propagazione che può essere gas, liquido, solido. Nel vuoto invece non propaga il suono perché non ha densità, quindi onde del suono non possiamo far propagare questa variazione di pressione. E poi ci deve essere un ricevitore, cioè un soggetto che ha un adeguato apparato uditivo per poter percepire questi suoni. Quindi l'onda, questo suono possiamo vedere come onda acustica, quindi caratterizzato da alcune grandezze fondamentali che caratterizzano l'onda, vale l'ampiezza, la frequenza, vabbè, concetti base delle onde e acustiche, il tempo richiesto per l'oscillazione completa, lunghezza d'onda, spazio richiesto per un'oscillazione completa. E quindi abbiamo visto, queste sono le grandezze che caratterizzano l'onda. Però quindi generalmente non abbiamo mai a che fare con un unico tipo di onda, abbiamo a che fare con un complesso di onde, un suono complesso, che è possibile mediante degli artifici, mediante degli strumenti, andare a scomporre nelle varie onde semplici, onde armoniche. Quindi abbiamo a che fare con più frequenze. Ecco, anche la mia voce che state sentendo è fatta da più frequenze, non è un tono puro, un cosiddetto tono puro.
Quindi diciamo la normativa si propone di andare a valutare, a quantificare mediante un numero quella che è la nostra percezione, il suono che ci arriva, la nostra percezione sonora, per capire poi effettivamente tradurre questo numero in disturbo e quindi poi valutare anche gli eventuali rischi che si corrono e poi dare dei limiti, dei valori limiti da rispettare. Quindi si definisce come, pressione, come grandezza di riferimento, facciamo riferimento alla pressione acustica, che abbiamo già detto cos'è, è lo spostamento della pressione attorno al suo valore di equilibrio, generalmente pressione atmosferica, e quindi diciamo è preferibile elevato al quadrato, però per avere tutti i valori positivi e fare riferimento a una grandezza che si avvicini più a un'energia sonora, perché a questa oscillazione appunto si accompagna la cosiddetta l'energia sonora che percepiamo. L'orecchio umano è un organo sensibile a varie frequenze di pressione, comprese tra 20 micropascal e 100 pascal. 20 micropascal sono la soglia di udibilità, e invece come gamma di frequenze l'orecchio umano è sensibile dai 20 Hz ai 20 kHz. Quindi al di sotto di tali range si parla di infrasuoni, al di sopra di ultrasuoni, e se abbiamo a che fare con basse frequenze abbiamo suoni gravi o bassi, alte frequenze alti, suoni alti o acuti. Poi, indipendentemente dalla frequenza, sempre stando nel campo dell'udibile, a seconda dell'ampiezza dell'energia sonora, possiamo avere suoni forti e deboli. Ecco, però, diciamo che di solito la sensazione uditiva non varia linearmente con questa pressione sonora, ma ha un andamento, varia con una relazione di tipo logaritmico. Quindi si introduce una nuova grandezza, dalla pressione passiamo ai cosiddetti decibel, quindi si fa un logaritmo del rapporto della nostra pressione misurata elevata al quadrato, perché si avvicina più all'intensità, quella che è un'energia sonora elevata al quadrato, diviso una pressione di riferimento, la pressione di soglia di udibilità 20 micropascal. E quindi poi il 2 per la proprietà del logaritmo mi passa diciamo a fianco al logaritmo, quindi, e si moltiplica per 10, quindi 10 per 2 20, 20 logaritmo del rapporto delle pressioni, questo viene definito decibel, si moltiplica per 10 per non avere una compressione eccessiva della scala, e questa è la nostra grandezza di riferimento. Però più precisamente la normativa non fa riferimento, scusate, a valori istantanei, questi sono i valori che fanno riferimento a un certo istante di tempo, si fa un valore, una media pesata nel tempo, quindi si fa l'integrale di tutti questi valori detti, delle pressioni, nel nostro intervallo, nel nostro tempo di misura. Come vediamo la normativa definisce vari tempi, tempo di riferimento, di osservazione e di misura. E quindi la normativa detta dei limiti che fanno riferimento a dei livelli equivalenti da rispettare, che possono essere assoluti oppure possono essere differenze di livelli equivalenti, se ad esempio siamo nei luoghi chiusi, come poi vedremo. Questo è un esempio di time history. La time history, cioè praticamente è un grafico che esprime l'andamento del tempo dei decibel, e quindi la curva blu ci dice istante per istante il valore in, diciamo come decibel, della potenza sonora. Però abbiamo anche la curva rossa, se vedete, che è un altro, il running leg, si chiama, si definisce running leg, quindi la media pesata nel tempo, quindi ogni punto della running leg praticamente presenterà, sarà la media dell'intervallo del tempo considerato. Quindi se il nostro tempo di misura è in questo caso 1200 secondi, quindi 20 minuti, il nostro livello equivalente, come vedete in alto a destra, media pesata nel tempo 20 minuti, sarà 76,5 decibel, cioè praticamente il valore che si legge in corrispondenza dell'ultimo punto della curva rossa. E qui, vabbè, poi cosa si fa nell'atto pratico? Si utilizzano dei filtri perché, per analizzare, per fare ad esempio un'analisi in frequenza, e poi vedremo, può essere utile al tecnico competente, anche se spesso la normativa non ci dice di fare un'analisi in frequenza, noi potremmo dedurre alcune osservazioni sul tipo di sorgente con cui abbiamo a che fare.
e potremmo discretizzare quindi tipi di sorgenti e scartare una sorgente che non ci interessa e considerare quella effettiva che ci interessa. Quindi si utilizzano varie categorie di filtri, tra cui filtro a bassa banda, quello utilizzato per l'analisi in frequenza. Perché? Questo perché la capacità selettiva dell'orecchio umano, cioè l'orecchio umano non riesce a diciamo selezionare a in tutte le varie frequenze nel campo dell'udibile, ma solo a gruppi di frequenze, quindi si fa per, diciamo che riesce a percepire solo per bande di ottava, però diciamo possiamo fare riferimento anche a terzi di ottava, di solito si utilizza nell'acustica ambientale architettonica, quindi queste bande di ottava che raggruppano quindi frequenze che vanno ad esempio per la prima banda ottava andiamo dai 44 Hz agli 88 Hz. Poi possiamo discretizzare ancora di più questa banda, ad esempio con i terzi d'ottava, quindi si divide queste frequenze in altre tre bande. Quindi poi possiamo, andando a analizzare il livello sonoro di ciascuna, associato a ciascuna frequenza, poi facendo la somma, possiamo ritornare di nuovo a quel livello equivalente che abbiamo detto prima. Vabbè, poi su questo andiamo abbastanza veloce, diciamo alla normativa. I costanti di tempo, stiamo presentando un po' quelle che sono le grandezze che si presentano anche nella normativa. Tipo, molto spesso ci viene fornito un livello equivalente in FAST, cioè la normativa molto spesso ci dice calcolare un livello sonoro equivalente, cioè mediato nel tempo, che diciamo rilevato con costante di tempo FAST. La costante di tempo non è altro che la rapidità con il quale lo strumento è in grado di seguire quella fluttuazione del segnale. Quindi più è bassa la costante di tempo e più ad esempio un valore di picco, un certo valore sarà preso per quello che è. E, per esempio i valori massimi, se andiamo a confrontare la costante di tempo slow con fast, uno stesso valore, una stessa energia sonora misurata in fast sarà più alta ad esempio di quella misurata in slow, perché la sensibilità dello strumento con la costante slow è più bassa. Vabbè, poi l'analisi statistica ovviamente ci può essere utile, si parla di percentile, il livello percentile non è altro che il livello che viene superato per un tempo pari a n% del tempo di misura. Quindi si può fare un'analisi con distribuzione cumulativa, distribuzione percentuale, ci può essere utile nelle nostre valutazioni. E quindi arriviamo alle sensazioni sonore, che abbiamo detto, diciamo la sensazione sonora dipende non solo dal livello di potenza sonora associato a quel segnale, ma dipende anche dal tipo di frequenza con cui abbiamo a che fare, dal tempo di esposizione e varia da soggetto a soggetto. Quindi per poter valutare le sensazioni sonore abbiamo bisogno in qualche modo di strumentazioni che imitano il nostro modo di percepire il suono. E quindi sono state costruite le cosiddette curve isofoniche, quindi abbiamo l'audiogramma in cui praticamente abbiamo varie curve. Ogni curva rappresenta, come vedete, una isofonica, quindi la curva stessa sensazione uditiva. Quindi abbiamo in quella curva avremo coppie di livello pressione, frequenza, non si legge bene, però coppie di pressione e frequenza che mi danno una uguale sensazione sonora. Quindi da queste curve si capisce come l'orecchio umano è sensibile è più sensibile in un determinato range di frequenze che vanno dai 500 ai 5000 Hz. E principalmente abbiamo il picco di massima sensibilità per i 3500 Hz, mentre per basse frequenze siamo meno sensibili. E quindi in questo modo quindi dobbiamo cercare di simulare questo comportamento dell'orecchio umano, quindi trasformare quel numero che andiamo a percepire, a rilevare col fonometro, in qualcosa di diverso, correggerlo in qualche modo. Quindi utilizziamo di solito la curva A, che diciamo ricalca molto bene il comportamento dell'orecchio umano, e quindi ogni volta che facciamo riferimento alla nostra misura andremo a indicarlo con il simbolo A, il pedice A, per indicare che comunque fa riferimento alla curva di ponderazione A. Abbiamo quattro curve in generale, però quella più usata è la curva A.
E quindi, ad esempio, vediamo come correggere questa una misura con tale ponderazione. Se misuro un certo livello sonoro e ho uno strumento che mi permette di fare un'analisi in frequenza, quindi mi permette di associare a ciascuna frequenza il livello sonoro corrispondente, ad esempio per 400 Hz io dovrò abbassare effettivamente quel valore misurato, dovrò abbassare di 4,8 decibel per poter riprodurre la sensazione dell'orecchio umano, la sensazione di udibilità. Quindi diciamo possiamo avere diversi effetti del rumore possono essere può provocare danni, anche il rumore sul lavoro ad esempio provoca difficoltà nella comunicazione, disagio, fatica, nervosismo, scarsa attenzione. Ci sono questo tipo di analisi, si fa anche per gli animali ovviamente. Per gli animali, diciamo che la normativa sull'inquinamento acustico fa riferimento principalmente alla tutela dell'ambiente, considerate come abitazioni e quindi per vedere la percezione degli animali. Un gatto, cioè credo che abbia diverse sensibilità. Altre frequenze. Sì, c'è la via acustica che tratta proprio il comportamento degli animali, però diciamo, ecco, secondo me è difficile ricavare quelle curve, quell'autogramma da un animale, perché non può dirti qual è la sua, diciamo, sensazione, quindi in qualche modo è qualcosa di difficile da ottenere. Però c'è l'ambito acustico che studia i suoni legati, diciamo, agli animali, sullo studiare dagli animali, quindi è un'altra branca dell'acustica. Secondo noi non ci interessiamo a questo. No. Si parla solo di sensazione e udito dell'orecchio umano. Quindi, infatti il rumore sull'organismo addirittura possono essere, a parte i danni sull'apparato uditivo, possono essere altri tipi di danni, costrizione dei vasi sanguigni, quindi all'innalzamento della pressione, all'innalzamento dello stress e dell'ansia. Quindi vediamo come è importante che ci sia una normativa che ci tuteli da questo punto di vista. Infatti abbiamo la scala delle lesività di Cosa e Nicoli, che ci dice, cioè è una semplificazione questa, perché naturalmente dipende anche dal range di frequenze, abbiamo detto, ma ci dice, ci fa capire come passando, diciamo, da un range di decibel di potenza sonora molto bassi, man mano che aumentiamo la potenza sonora si passa da un fastidio, quindi un effetto di fastidio, quindi soggettivo, che varia da persona a persona, man mano a un'alterazione reversibile delle condizioni psicofisiche, alterazione non reversibile dell'apparato uditivo, quindi man mano che cresce la potenza sonora si arriva a dei danni permanenti, diciamo, che possono essere permanenti. Quindi arriviamo alla normativa che definisce, la legge quadro sull'inquinamento acustico definisce, da una definizione di inquinamento acustico, come introduzione di rumore nell'ambiente abitativo, nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e dalle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, quindi se abbiamo degli ambienti classificati, poi vedremo come classe 1, quindi di elevato pregio ambientale, dobbiamo tutelarli in qualche modo. Sì, semplicemente sì, anche sì, recettori sensibili, scuole, ospedali, quindi sono soggetti a dei limiti ancora più restrittivi rispetto a quella che è un edificio residenziale. Abbiamo una carrellata quindi di normative che fanno riferimento al rumore. La madre è la legge quadro, quindi la seconda che leggete, se leggete. E da questa normativa, diciamo, nascono gli altri che sono decreti attuativi di questa. Quindi abbiamo, prima della legge quadro, abbiamo il DPCM del 91, che fissa per la prima volta i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Poi gli articoli della 91 sono stati abrogati dalla 90 legge quadro e ci sono le leggi attuative. Ad esempio,
vediamo come da queste leggi riusciamo a capire come ogni tipo di sorgente sonora ha bisogno di essere regolamentata con una legge ad hoc, perché diciamo, ogni sorgente produce un effetto diverso e genera rumori diversi. Quindi abbiamo impianti a ciclo produttivo continuo, in cui viene detto di applicare il criterio differenziale, poi la legge DPCM del 97 che fissa i valori limiti delle sorgenti sonore, che possono essere valori assoluti oppure valori differenziali, o poi vediamo meglio. Poi abbiamo tre regolamenti per gli aeroporti, per disciplinare il rumore sugli aeroporti, determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, e poi abbiamo il decreto del 98 che parla delle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico. Questo è un po' un manuale, potrebbe essere, per un tecnico acustico. Poi vabbè, il DPCM 98, come ha detto prima il collega, che disciplina un po' quelle che sono i requisiti che deve avere un tecnico acustico, un tecnico per poter poi diventare tecnico acustico. Vabbè, poi abbiamo inquinamento da traffico ferroviario, inquinamento da pubblici esercizi, discoteca, pubblico spettacolo, altre normative, aeroporti, vabbè, poi passiamo a quelli stradali, per contenimento da traffico stradale, quindi ogni infrastruttura ha un proprio regolamento di disciplina di inquinamento acustico. E quindi diciamo, andiamo a vedere, focalizziamo solo l'attenzione su solo alcune di queste, le più importanti, diciamo, per dare, far capire un po' di cosa si tratta. Il DPCM 91, il primo decreto fissa, cioè costituito da due allegati. Nell'allegato A ci sono definizioni tecniche inerenti all'acustica, nell'allegato B vengono descritte un po' le tecniche di rilevamento delle misurazioni da effettuare. Quindi sono escluse da questo decreto le sorgenti sonore che producono effetti del rumore che però restano limitati nell'ambiente in cui, ad esempio un'attività produttiva, in cui diciamo, si produce il rumore ma non dà fastidio all'ambiente esterno. Aree attività aeroportuali, e poi ci sono attività temporanee o attività immobili che possono essere soggetti a deroga, autorizzazioni in deroga da parte ad esempio del comune. Quindi tra le definizioni, importanti sono quella del rumore, del livello del rumore residuo, che è il livello continuo equivalente, quindi pesato nel tempo come abbiamo detto prima, di pressione ponderato in A, quindi curva di ponderazione dell'orecchio umano, che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti sonore disturbanti. Quindi mentre il rumore ambientale è il livello continuo di pressione equivalente ponderato in A quando si considerano tutte le sorgenti, anche quella disturbante che dobbiamo andare a studiare, diciamo. Quindi tempo, poi il limite differenziale è la differenza tra i due livelli, e poi il tempo di riferimento è il periodo che la normativa divide in due: tempo di riferimento nel periodo diurno, quindi dalle 6 di mattina alle 22 di sera, nel periodo notturno dalle 22 alle 6. Quindi il periodo notturno è costituito di 8 ore, il periodo diurno la normativa lo divide in 16 ore. Poi il tempo di osservazione viene definito come il tempo in cui l'operatore si trova ad operare, a fare le verifiche, i sopralluoghi, e all'interno di questo tempo di osservazione abbiamo il tempo di misura, dove effettivamente si fanno i rilievi fonometrici e si effettua la misura. Quindi ci sono tre diverse definizioni di tempo. Ok, poi questo decreto individua sei classi. Dice che tutti i comuni devono predisporsi di una zonizzazione acustica, un piano di zonizzazione acustica, per tutelare, diciamo, le varie aree a seconda di quelle che sono le vocazioni dell'area, la sensibilità dei recettori, che ci sono in quella zona. E quindi definisce sei classi per, di tutela, diciamo. Classe 1 per aree particolarmente protette, quindi classe 2 per aree destinate ad uso prevalente residenziale, classe 3 aree di tipo misto in cui ci sono sia aree residenziali, sia edifici, sia attività edifici residenziali, sia attività produttive, classe 3, classe 4, ecco, aree di meno pregio, fino ad arrivare alla classe 6, aree esclusivamente industriali, dove i limiti sicuramente saranno più blandi, quindi ogni classe deve avere un limite in termini di livello equivalente che fanno riferimento al periodo notturno e al periodo diurno. Di solito i limiti che fanno riferimento al periodo diurno
sono più ampi, diciamo, ecco, più grandi rispetto a quelli in cui vogliamo più calma. E poi dice che nel frattempo che i comuni predispongano questi piani di zonizzazione acustica, bisogna unirsi, bisogna rispettare nel frattempo questi limiti. In tutto il territorio nazionale, 70-60 decibel, però ci sono zone alte, agglomerati urbani di particolare pregio ambientale, di carattere storico, 65 diurno e 55 notturno, zona B, altre aree residenziali diverse dalle altre. E poi vediamo che, ecco, vediamo invece con la legge quadro, che riprende un po' i criteri della 91, e quindi determina i principi fondamentali, le definizioni dell'inquinamento acustico, come abbiamo visto prima, introduce la figura del tecnico acustico, competente in acustica, e diciamo riprende anche, assegna un po' le responsabilità dei comuni, delle regioni, delle province per quanto riguarda la tutela in ambito acustico. E in particolare, ad esempio, l'articolo 4 fa riferimento ai comuni che devono predisporre questi piani di zonizzazione, queste zonizzazioni acustiche, come disposto dal criterio 91. E nel momento in cui, quindi per tutti i comuni che hanno effettuato zonizzazioni acustiche, vale la classe della zonizzazione. Per i restanti comuni, ancora oggi ci sono comuni che non hanno zonizzazione acustica, nonostante sono passati anni. E quindi per quei comuni vale ancora il decreto di limiti, questi limiti che abbiamo visto, del decreto 91. Invece di differenze aree si dividono in quattro macro aree, diciamo, classi. Quindi definisce competenze degli enti pubblici, la legge 4, che esplica nozioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, ma anche degli enti pubblici e dei privati che sia direttamente che indirettamente possono essere fonti di inquinamento acustico. E ma è importante, come abbiamo detto in precedenza, perché dalla 95 sono partiti numerosi tutti gli altri decreti attuativi in funzione della tipologia di sorgente e dell'eventuale danno che possono arrivare nella popolazione. Quindi, perché è importante leggere il quadro? Anche per un altro motivo, introduce anche i piani di risanamento acustico, che sono quei piani da intraprendere nel momento in cui un comune che ha effettuato quella zonizzazione acustica si trova ad avere, diciamo, non riuscire a rispettare quella classe. Quindi sì, bisogna provvedere con dei piani di risanamento che possono essere predisposti sia dei comuni, se riguardano aree comunali, ma possiamo avere anche dei piani di risanamento che riguardano delle specifiche infrastrutture, quindi che competono a gestori delle infrastrutture, tipo RFI per le reti ferroviarie, oppure l'autostrada, possiamo avere anche infrastrutture autostradali e quanto altro. Quindi io in particolare, ad esempio, mi sono occupato dei piani di risanamento acustico della regione Campania e anche in alcuni comuni della regione Toscana e Emilia-Romagna per RFI, in cui c'è tutta un'operazione preliminare da fare di studio, di censimento dei ricettori che ricadono lungo le fasce di pertinenza delle infrastrutture di interesse, e quindi bisogna progettare poi le barriere acustiche, le opere di mitigazione, che in questo caso sono barriere acustiche, quello che vediamo abitualmente, no? E poi ci sono disposizioni in materia di impatto acustico, dove si prevede l'obbligo di presentare una documentazione di impatto acustico ogni volta che bisogna aprire una nuova attività produttiva che può generare comunque danno, inquinamento acustico. Si prevede di predisporre questa documentazione, oppure per un'attività già in opera che, in cui sia una modifica del processo produttivo tale da poter alterare quindi il clima acustico, si deve presentare la documentazione di impatto acustico redatta esclusivamente da tecnico competente in acustica, come anche il piano di risanamento acustico, come anche la zonizzazione acustica, sono tutti documenti che devono essere redatti da un tecnico competente. Quindi vabbè, l'articolo 9 dice che l'autorità pubblica può prevedere anche di sospendere un'attività se questa può arrecare un danno, quindi può prevedere la sospensione parziale o totale di una determinata attività. Poi definisce l'articolo 10, definisce le sanzioni amministrative e quindi introduce il tecnico competente in acustica. Vabbè, ma già ha spiegato il collega un po' della figura, dal controllo alla verifica in termini delle normative acustiche e quindi anche alla redazione di tutti i documenti che abbiamo visto in precedenza.
Quindi vediamo un po' il decreto attuativo della legge quadro riguardante gli impianti a ciclo produttivo continuo. Quindi questo decreto ministeriale riguarda tutti gli impianti esistenti che non rispettino i valori assoluti di emissione, e poi andiamo a capire cosa sono, e impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto che non rispettano sia i valori limiti di emissione sia il criterio differenziale. Quindi questo decreto dice di andare a verificare la differenza del rumore ambientale e del rumore residuo, quindi a sorgente accesa e sorgente spenta, quindi inerente a quel ciclo produttivo continuo, e di verificare la differenza tra rumore ambientale e rumore residuo sia di 5 decibel nel diurno e di 3 decibel nel periodo notturno. E questa misura va effettuata all'interno degli ambienti abitativi a finestre aperte e chiuse. È possibile presentare, quindi nel caso in cui non vengono rispettati questi limiti, è possibile presentare un piano di risanamento acustico, in questo caso aziendale. Quindi il piano di risanamento acustico può essere visto per gestori di infrastrutture, comuni in cui non si riesce a rispettare la sanizzazione acustica, ma anche per le aziende possiamo avere la redazione di un piano di risanamento acustico redatto sempre da tecnico completo. Poi vabbè, abbiamo la legge del 97, DPCM 97, che definisce un po' quali sono i valori limite, classifica i limiti assoluti in valori di emissione, emissione, attenzione e qualità, e poi definisce anche i valori dei differenziali. Valore di emissione cos'è? Il livello di rumore, di rumorosità prodotto dalla sorgente è valutata però al recettore, diciamo all'abitazione, mentre il valore di emissione è il valore, sempre il livello del rumore valutato sempre all'abitazione, però che tiene conto sia della sorgente sia di tutte le sorgenti che ci sono in quel determinato luogo. Poi il valore di attenzione, il cui superamento praticamente impone l'adozione di piani di risanamento, di zone di risanamento acustico, e valori di qualità sono valori da raggiungere nel medio, lungo, breve termine, poi dipende anche dal comune e dalle disposizioni comunali, per garantire appunto gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro. Quindi limiti differenziali di emissione, come abbiamo detto, 5 e 3 decibel, periodo diurno e notturno, sia a finestre aperte che chiuse. E però quando è che non c'è bisogno di calcolare questi limiti differenziali? Quando il rumore è talmente basso che effettivamente che ci sia questa differenza non ci interessa. Tipo, a finestre aperte, un livello equivalente ponderato in A, minore di 50 decibel nel periodo diurno e minore di 40 decibel nel periodo notturno. Per le finestre chiuse saranno valori minori, 35 e 25. Oppure dove non si applicano all'interno di aree classificate esclusivamente come zone industriali, in cui non ci interessa rispettare questi limiti all'interno delle abitazioni, perché non ci sono abitazioni civili, per rumorosità prodotta da infrastrutture statali, ferroviarie, aeroportuali, in cui ci sono una normativa a parte. Quindi, queste sono le classi, i valori che poi rappresentano, vedete, le sei classi che poi andrà a segnare la classificazione acustica. Nel passare da una prima a seconda classe si ha un passaggio di valori limiti di emissione di 5 decibel, ogni classe si scala di 5 decibel, si aumenta di 5 decibel il valore, e tra il diurno e il notturno per una stessa classe c'è una differenza di 10 decibel. Quindi nel momento in cui non sono rispettati i valori limiti di emissione si passa a valutare se quelle sorgenti, singole sorgenti, rispettano i valori limite di emissione, quindi fanno riferimento alla singola sorgente. Comunque nel momento in cui non vengono rispettati questi limiti, abbiamo detto, deve essere dato un piano di risanamento acustico. Poi c'è il DPCM del 97 sui requisiti acustici passivi, regolamenta il tipo di isolamento acustico per facciate, muri, solette, impianti. Quindi prescrive i limiti che le nuove costruzioni devono rispettare in base a una categoria, la propria destinazione d'uso. E i rumori considerati sono rumore aereo proveniente dall'esterno, rumore tra due ambienti adiacenti, rumore di calpestio,
e il rumore degli impianti che possono essere a funzionamento continuo e discontinuo. Poi dà una serie di definizioni, quali sono le componenti degli edifici, sono partizioni orizzontali e verticali, quindi muri, solai muri, servizi di funzionamento discontinuo, quindi ascensore, scariche industriali, bagni, qualsiasi impianto che funziona in maniera discontinua, servizi di funzionamento continuo, impianto di scaldamento, reazione e condizionamento. Poi nella tabella A sono riportati, riportata la classificazione degli edifici che va da A a G come categoria, quindi A, edificio adibito a residenza o ammissibili, fino ad arrivare a G, attività commerciale assimilabile. E per ciascuna categoria, per quanto riguarda le partizioni verticali e orizzontali, quindi pareti e solai, i valori sono riportati i valori minimi di isolamento che devono avere. Per quanto riguarda invece gli impianti di funzionamento continuo e discontinuo, sono riportati i valori massimi di livelli, i valori sono i massimi ammissibili da non superare. Quindi si definisce potere fonoisolante apparente, caratterizza la capacità di una parete di isolare i rumori tra due ambienti adiacenti, isolamento acustico standardizzato di facciata, caratterizza la capacità di una parete, di una facciata, di abbattere i rumori che vengono dall'esterno. Poi il rumore di calpestio di solai, la capacità di un solaio realizzato in opera di abbattere i rumori impattivi di calpestio. E poi per quanto riguarda i rumori, i livelli sonori degli impianti discontinui, si fa riferimento a un livello equivalente ponderato in A, no, non un livello equivalente, attenzione, non è mediato nel tempo, ma il valore ponderato in A misurato con una costante slow, quindi di un secondo, massimo, quindi valori di piccolo, si fa riferimento ai valori massimi che si registrano. Mentre livelli per gli impianti di funzionamento continuo si fa riferimento al livello equivalente mediato in un certo periodo di tempo, però misurato in fast, con costante fast. E poi l'allegato B ci sono i vari limiti, come abbiamo detto in precedenza. Ok, poi una cosa che bisogna precisare è che ecco, per quanto riguarda i progetti, la normativa non specifica se bisogna essere tecnici o meno, però una cosa poi dipende, diciamo, dalle varie regioni. Ecco, ci sono ad esempio le regioni delle Marche, se non mi sbaglio, impongono che per poter realizzare i progetti degli edifici bisogna essere non tecnico competente in acustica per poter effettuare progetti che rispettino i requisiti acustici passivi. Però le prove acustiche devono essere effettuate quando si fa il collaudo acustico, perché si fa anche il collaudo acustico degli edifici, bisogna essere per forza tecnico competente in acustica ambientale, questo sì. Poi il decreto del 98, che sono tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Prima abbiamo detto, questo è un po' il manuale del tecnico competente, in cui si danno tante definizioni, ci sono quattro allegati che andiamo a vedere. Diciamo, l'articolo 2 ci parla del tipo di strumenti di misura da andare ad utilizzare nel momento in cui vogliamo fare dei rilievi ambientali. Quindi gli strumenti sono di possono essere di quattro classi. A noi ci interessa la seconda classe, che è la classe 1, che parte dalla classe 0 e arriva alla classe 3. Quindi bisogna, nel momento in cui andiamo a fare dei rilievi ambientali, dobbiamo utilizzare un fonometro di classe 1. Quindi anche tutta la catena di misura, quindi i microfoni e quant'altro, devono essere di classe 1. E lo strumento deve essere soggetto a taratura, quindi inviato a un laboratorio accreditato a livello nazionale a poter tarare lo strumento. E ogni volta che effettuiamo una misura, quando andiamo ad esempio in cantiere, effettuiamo una misura, bisogna anche registrare la calibrazione dello strumento, che è diversa dalla taratura, perché la calibrazione è un'operazione che fa il tecnico in campo. Quindi di solito si utilizzano calibratori che emettono un suono puro a una certa frequenza e un certo livello di potenza sonora, tipo quello più usato, quello a 94 decibel a 1 kHz. Per esempio ecco qui, e vediamo, questo è un fonometro, è uno dei fonometri più utilizzati
che ci permette di fare anche un'analisi in frequenza, così si chiama della Parsons Davis. E quindi vediamo, vedete, questa è l'operazione di calibrazione dove si legge il livello misurato, che è 94 decibel. Quanto costano più o meno? I fonometri. Allora, questo si aggira, questo di classe 1 si aggira, sempre della Parsons Davis, si aggira intorno sopra i 7000, considerando anche il software di elaborazione Noisework, considerando comunque se abbiamo bisogno anche di batterie esterne per misure che durano più di un giorno, si aggirano anche intorno ai 7000-8000 euro, quindi come prezzo. Però potremmo, potremmo affittare, certo, potremmo noleggiare. Quindi allegato B, misure in esterno, affittare non lo so, portando a vedere, prendo qualche centinaio di euro. No, giusto per dire, vabbè, quindi allegato B parla di come posizionare i microfoni, delle cose pratiche da fare. Quindi se stiamo parlando di edifici in facciata, ad esempio a filo della sede stradale, con la facciata a filo della sede stradale, il microfono va a un metro dalla facciata dell'edificio. Perché? Intuitivamente, perché se lo disponiamo troppo vicino all'edificio ci sarà il rimbalzo, quindi avremo un segnale che magari registriamo qualcosa di più alto, che non è. Quindi, mentre per gli edifici con distacco alla sede stradale, il microfono va collocato comunque a una distanza minima di un metro, però all'interno degli spazi fruibili da persone e comunità. L'altezza del microfono deve essere, si aggira intorno all'altezza di un ipotetico ricettore, sì. 60. Sì, quello più o meno. Per quanto riguarda invece le condizioni meteo, ecco, abbiamo a che fare, bisogna verificare che le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni che comunque alterano il rumore di fondo e in assenza di elevate velocità del vento. Una propagazione, sì, perfetto. Sì, con la pioggia, con la temperatura, con il vento, anche con il vento cambia il tipo di suono che ci avviene, che ci arriva. Quindi se stiamo contro vento o ci arriverà a favore, giusto. Quindi bisogna verificare che la velocità del vento sia maggiore, sia minore di 5 metri al secondo e che non siano avvenute precipitazioni. Vedete come faccio? Se le misure sono fatte dall'operatore, durano poco, ok, si può verificare facilmente. Se le misure durano più di 24 ore, potremmo fare riferimento o potremmo prendere una centralina meteo addirittura. Ecco, questo, non io che monto la centralina. Questo è per il monitoraggio della metropolitana di Milano, la linea, la quarta linea. E quindi c'era il monitoraggio, vedete, del rumore associato sempre all'installazione di una centralina meteo, perché in questo caso sono misure del cantiere, quindi sono misure in corso d'opera della realizzazione della metropolitana, e vengono, durano 24 ore e quindi bisogna essere sicuri che non le condizioni medie siano quelle giuste. Nel caso in cui, dato che per esempio se si hanno poche centraline medie bisogna fare più misure, allora cosa facciamo? Possiamo ricorrere alla centralina dell'acqua più vicina, quindi i dati sono pubblici e quindi possiamo fare la richiesta all'acqua. Quindi vabbè, questa è la fase di installazione, sempre per qui a Milano, il cantiere di Milano. E qui a volte, ecco, questa cosa l'ho messa per far capire come a volte, anche se la specifica ci richiede di effettuare misurare direttamente solo esclusivamente il livello che arriva all'abitazione, a volte potremmo pensare in qualche modo di riuscire a discretizzare installando un fonometro sopra l'edificio, un fonometro proprio nei pressi delle sorgenti sonore, potremmo in qualche modo, quindi osservando per un certo periodo anche ciò che accade, potremmo discretizzare i vari tipi di sorgenti, quindi se opera la pala meccanica oppure il generatore acceso oppure quant'altro. Quindi possiamo fare una valutazione più accurata di quello che è la situazione del cantiere.
Quindi in ambienti abitativi invece non c'è bisogno di cuffie antivento, non abbiamo detto ci vogliono, di solito ambiente esterno sempre cuffie antivento. In ambienti abitativi, anche senza cuffie antivento, basta posizionare il microfono a 1,5 metri dal pavimento e a 1 metro dalle superfici riflettenti. E molto spesso l'acqua, ad esempio, mi accompagnava nelle misure, abbiamo due fonometri qui perché si effettuano l'acqua, in quel caso era il controllore, e quindi si fanno spesso anche misure in contraddittorio con chi ci controlla. La percezione sonora quindi dipende da alcuni fattori, però, che molto spesso dobbiamo andare a correggere il livello che andiamo, non solo andiamo a utilizzare una curva di ponderazione A in questo caso, ma dobbiamo anche tener conto di eventuali componenti tonali, componenti impulsive che ci fanno percepire quel suono in maniera più fastidiosa in qualche modo. Quindi questa normativa definisce anche cosa è una componente impulsiva, come individuare la componente impulsiva. Non voglio deviarvi con diciamo, la descrizione tecnica. Vabbè, sono eventi ripetitivi che nel diurno devono ripetersi 10 volte, notturno almeno 2 volte. La differenza del livello di massimo misurato con costante impulse, che è una costante ancora più, molto, la più piccola delle tre, e meno la costante, il livello massimo misurato in slow, che deve essere maggiore di 6 decibel. Vabbè, e poi la durata dell'evento, sottratta di meno 10 decibel, deve durare, essere inferiore a un secondo, per considerarli un impulso. E quindi se presente comunque la componente impulsiva, bisogna, a quel livello equivalente misurato bisogna aggiungere 3 decibel. E questa è una buona, diciamo, poi il modo in cui praticamente si va a ricercare la componente impulsiva. Qui abbiamo una time history e abbiamo una rappresentazione dei massimi come la curva rossa in livello di impulse, la curva blu in slow, poi c'è la curva sotto praticamente in fast. E quindi quando la differenza di due livelli è maggiore di 6 decibel, allora è un impulso, però dato che anche per la voce umana può capitare, può succedere questa differenza, si è introdotto anche quel criterio di sottrarre 10 decibel, di farlo durare, di verificare che duri meno di un secondo praticamente. Poi componenti tonali, di solito sono prodotte da macchine che hanno un funzionamento costante tipo pompe, compressori e via dicendo, e quindi si effettua un'analisi sempre in frequenza, un'analisi dello spettro per bande di un terzo d'ottava tra i 20 Hz e i 20 kHz, sarebbe la frequenza del range di frequenza disponibile. Quindi se il valore è il livello minimo di una banda che ora andiamo a vedere, ad esempio, se vediamo questo è un esempio di componente tonale, cioè questa banda, questa frequenza intorno ai 700-800 Hz, praticamente si trova a un livello sonoro maggiore di 5 decibel rispetto alle due bande adiacenti, e c'è la curva isofonica dell'audiogramma che abbiamo visto prima, che interseca solo ed esclusivamente quella banda. Quindi in questo caso siamo in presenza di una componente tonale e dobbiamo aumentare di 3 decibel, oppure possiamo aumentare di ulteriori 3 decibel anche quando abbiamo componenti a bassa frequenza, che sarebbero sempre componenti tonali, però misurate solo nel periodo notturno per un range di frequenza che va dai 20 ai 200 Hz, oppure a volte dobbiamo ridurre il rumore che abbiamo rilevato. Perché? Perché quell'evento sonoro che mi fa innalzare il mio livello, la mia media di livello sonoro, dura molto poco rispetto a tutta la durata della time history. Se dura meno di un'ora abbasso di 3 decibel, se dura meno di 15 minuti addirittura di 5 decibel. Vabbè, misura il rumore ferroviario, deve essere effettuato in condizioni di normale circolazione del traffico ferroviario, nelle condizioni meteorologiche come abbiamo detto prima. Il microfono va posto almeno un metro dalla facciata dell'edificio a 4 metri da terra. E quindi la costante di tempo che viene utilizzata è quella fast, e ci fornisce una formula con cui andare a calcolare il livello sonoro dei treni, dei singoli convogli ferroviari. E questo ad esempio per il piano di risanamento acustico RFI della regione Campania nel comune di Torre Annunziata. Vediamo, questo è il comune di Casalnuovo. Vediamo l'installazione, molto spesso l'installazione del fonometro
Sesto ci potrebbe associare anche l'installazione di una telecamera a infrarossi. Perché? Perché noi dobbiamo riuscire a discretizzare il tipo di convoglio ferroviario che sta passando, quindi determinare la lunghezza, la velocità del treno e quindi associare un livello sonoro a quel tipo di convoglio ferroviario per poter fare valutazioni più specifiche e poi progettare le barriere acustiche. Quindi, vabbè, misura del rio. Questa è una misura invece che si fa proprio più vicino alla sorgente, non in corrispondenza delle abitazioni, per rilevare la sorgente specifica. E poi il traffico stradale, le misure del traffico stradale non durano 24 ore perché sono soggette a una certa casualità, quindi abbiamo bisogno di un tempo di misura maggiore per poter descrivere meglio questo fenomeno. E quindi si fanno misure di una settimana e poi si confrontano i livelli medi settimanali con i limiti normativi. E quindi, come sempre, il microfono. Ma mi sentite? Sì. Viene posto a un metro dalla facciata dell'edificio, a altezza di 4 metri come prima. E spesso anche queste misure, ad esempio, la specifica di poterbe chiedere, montami anche la centralina, il contatraffico, per verificare, ad esempio, che sia passato un camion del cantiere, ecco, in funzione della grandezza. E del mezzo più o meno ci facciamo un'ipotesi di quelli che potrebbero essere i transiti dei camion di cantiere, anche se poi il dato non è molto preciso perché potrebbero passare anche altri camion più grandi. Allora, presentazione dei risultati. Poi allegato B ci dice un po' come presentare una relazione acustica, quindi bisogna fornire una relazione acustica oppure delle schede dei punti di misura in cui deve essere presentata la data, il luogo, l'ora del rilevamento, descrizione delle condizioni meteorologiche, tempo di riferimento, quindi se è periodo di notturno o diurno, tempo di osservazione e tempo di misura dei rilievi fonometrici. Non abbiamo detto lo strumento, vabbè, il fonometro, forse il leader viene definito fonometro. Catena di misura. Ok, bisogna definire la catena di misura, okay, il grado di precisione, i livelli di rumore rilevati, classi di destinazione in cui ricade il luogo nella classificazione acustica e le conclusioni. E poi vabbè, ci sono gli allegati che sono sempre praticamente i certificati di taratura del fonometro. C'è magari anche l'attestato di tecnico competente in acustica e c'è sempre, queste schede sono sempre correlate dalla firma del tecnico acustico. Per quanto riguarda il traffico ferroviario invece facciamo riferimento a vengono definite delle fasce di pertinenza acustico, cioè praticamente delle fasce che viaggiano ai lati della linea ferroviaria in cui non vale più la classificazione acustica, ma valgono semplicemente altri limiti che impone questo DPL. E quindi ci sono due fasce, la fascia A e fascia B. La fascia A è collocata a 100 metri dal lato destro e sinistro della linea ferroviaria e la fascia B parte dalla fascia A e si sposta ancora di 150 metri. E vengono fissate però in fascia appunto dei limiti, anche però in questi limiti viene precisato se ci sia un ricettore sensibile in cui in tutte e due le fasce deve essere rispettato sempre 40 decibel e 50 decibel, 40 nel più notturno e 50 nel più. E questo si fa anche una differenza, diciamo, si vede se il treno ha una velocità maggiore o minore di 200 km all'ora. E questo, ad esempio, su questa mappa sono riportate le fasce di un ipotetico intervento, le fasce di studio che corrispondono a fasce di pertinenza ferroviaria. E questo era per il piano di risanamento acustico dei Pagani, del comune di Pagani. In cui nello studio si vanno a individuare i ricettori e si scelgono dei ricettori più rappresentativi per effettuare delle misure e se poi alla fine, perché con i rilievi fonometrici, ad esempio nel piano di risanamento acustico ferroviario, cosa si fa? Si va a prendere il rumore in determinati punti e con questi livelli misurati
Questi mi vengono inseriti in un software di simulazione acustica, ad esempio Midra, Samplan, tra l'altro sono costo software abbastanza costoso, vanno il costo di questi software al di là del costo dei fonometri, quindi stiamo andando software abbastanza avanzati, però ce ne sono anche altri un po' meno costosi. E con questo, praticamente questi software si va a simulare un po' la propagazione del rumore, c'è una scala dei livelli sonori, quindi più siamo vicini alla linea ferroviaria più il colore diventa intenso, man mano che ci allontaniamo, quindi si vede un po' come si distribuisce il suono ferroviario per poter progettare a meglio le barriere acustiche. Questo è un foto inserimento in un rendering, quindi con e senza futura barriera acustica si vede un po' l'impatto visivo nella zona. E poi c'è il decreto sulle strade, traffico veicolare, in cui si dividono sempre le strade, vengono divise in sei categorie, e ci sono anche qui le classi di pertinenza delle fasce di rispetto delle strade con i corrispettivi limiti. Poi vabbè, abbiamo anche un decreto sul pubblico spettacolo e i luoghi pubblici, in cui bisogna rispettare dei livelli, sia in termini di livelli massimi, 102 decibel, sia in termini di livelli medi nel periodo in cui l'attività si svolge. Quindi questi obblighi sono a carico del gestore del locale oppure di chi in quel momento sta gestendo l'impianto elettroacustico di diffusione sonora. Quindi il gestore cosa deve fare? Deve, poi dipende da comune a comune quelle sono le documentazioni da presentare. Quindi potrebbe fornire, diciamo, presentare un'autocertificazione in cui si attesta che l'impianto rispetta i limiti normativi, oppure questa autocertificazione potrebbe essere correlata da una documentazione della firmata dal tecnico competente acustico, oppure altri comuni, ad esempio, bisogna solo presentare la documentazione di valutazione di impatto acustico del tecnico competente. Comunque questa relazione si conserva sempre nei luoghi, nel locale, e viene esibita su richiesta degli enti di controllo. Però questo decreto, diciamo, non individua chiaramente qual è la figura che debba effettuare questi controlli, se è l'ARPA, il comune o un'altra, l'ASL, la circonferenza. Poi le leggi regionali, come ha detto già il collega, parlano un po' della figura dei requisiti delle seconde, parlano delle competenze che deve avere il tecnico acustico e dei requisiti per poter diventare tecnico acustico, mentre abbiamo anche una delibera della Regione Campania che fornisce le linee guida per effettuare i piani di risanamento della zonizzazione acustica dei comuni. Chi ha fatto un corso negli anni passati? Sì. Si può scrivere? Chi ha fatto un corso negli anni passati? Di acustica? Sì, non ci sono limiti agli iscritti. Cioè, dico, ci stanno anche se aggiornamenti o cioè c'è bisogno di aggiornamenti? No, la figura del tecnico in zona incendio, no, per ora ancora non c'è bisogno di alcun aggiornamento. Una volta che si è registrati alle liste regionali, quindi si è tecnico acustico, quindi non c'è bisogno. Ovviamente il vincolo è dato che il corso deve essere comunque riconosciuto. Certo, e ovviamente deve essere un corso comunque del numero di ore minimo e continuo, cioè il vincolo della continuità. Nel senso che se uno ha bisogno di 4 anni, fa 2 anni, 2 anni 10 anni fa, e 2 anni di fa oggi non basta. No, però se non ci sono questi. Lei è già tecnico competente, quindi. Ci sono questi due vincoli da rispettare. Sono degli amici che hanno fatto questo. Ok. Ok, se è già tecnico competente, se vuole seguire il corso è per interesse. Ok, non c'è bisogno di alcun aggiornamento. E quindi arriviamo un po' alla. Parlo io voi. Ora c'è la parola al collega. Un po' di recupero. Un caffè. Ma non volete fare pausa voi? Non mi posso assumere la responsabilità. Guarda, ci
Vabbè, diciamo 5 minuti e poi diventa 10, adesso 10 poi diventano. Vabbè, adesso 5 minuti ci rivediamo. Sui luoghi di lavoro è un qualcosa che può interessare già chi fa sicurezza sul lavoro, sia nel senso di cantiere, sia nel senso di luogo di lavoro generale. Okay? Ovviamente tutto quello che è stato detto fino a questo punto del seminario in qualche modo vale anche per il discorso sicurezza sul lavoro. Okay? Anche in questo caso ci saranno dei limiti che non è possibile superare o che nel caso in cui vengano superati sono comunque dei limiti da dover poi andare a monitorare. Per quanto riguarda quindi il luogo di lavoro, il rumore negli ambienti di lavoro è diventato quindi una delle cause principali di malattie professionali. Okay? Quindi negli ultimi anni con le notifiche al decreto legislativo 8108 questa componente del rischio rumore è diventata sempre più importante. Tanto è vero che anche è obbligatorio fare un allegato del rischio rumore per quanto riguarda i piani di sicurezza in cantiere, anche i documenti di valutazione dei rischi, e in particolare se qualcuno ha visto poi i modelli semplificati e standardizzati ministeriali, la parte del rischio rumore non è vista più come un allegato, ma è stata direttamente inserita all'interno del piano. Quindi questo ha sottolineato un po' quello che vi sto dicendo. Ovviamente il discorso di monitoraggio dell'ambiente di lavoro l'abbiamo in qualche modo già affrontato, quindi sempre con il fonometro, sempre attraverso una misura che comunque ci deve dare due valori, che sono un valore giornaliero e un valore settimanale, per poi andarlo a confrontare con questi limiti. Il rumore è un problema che ovviamente non dà solamente una malattia professionale, quella che tutti conosciamo, ma accompagna anche uno stato di malessere proprio psicofisico durante l'attività lavorativa stessa. Quindi un lavoratore che è stressato dal rumore può poi incorrere a infortuni proprio perché l'ambiente di lavoro non è idoneo a quello che sta facendo. Abbiamo già detto che cosa sono il suono e il rumore, quindi abbiamo visto che da un punto di vista fisico è in pratica un'onda che è caratterizzata poi da una lunghezza e da una lunghezza d'onda e frequenza, come tutte quante le onde. Ovviamente una differenza tra il suono e il rumore è data dalla variazione di questi due parametri, quindi il rumore è solamente una sensazione sgradevole associata ovviamente all'onda che stiamo che stiamo dicendo. Vado ovviamente veloce sul fenomeno fisico perché già ne abbiamo parlato in precedenza. Noi interessa questa intensità sonora che è data dalla pressione effettiva al quadrato diviso la densità dell'aria per la velocità del suono, che nel caso dell'aria 0 gradi Celsius è 331 metri al secondo. Da questa intensità poi noi possiamo calcolare il livello di pressione sonora in scala logaritmica attraverso ovviamente un rapporto tra la pressione effettiva dell'onda e una pressione di riferimento. L'intensità sonora, proprio questo ovviamente è il fenomeno fisico, vado abbastanza veloce. Che cosa significa che la scala logaritmica che abbiamo visto in precedenza? Se noi abbiamo due macchinari, ognuno di 80 decibel, non significa che la somma dei due faccia 160 decibel. Anche fortunatamente, perché oltre i 130-140 decibel abbiamo comunque, come vedremo in seguito, dei problemi importanti all'udito. E quindi la normativa, quindi anticipando un po' le slide successive, nel momento in cui noi abbiamo un'unica sorgente, ovviamente il lavoratore è esposto solo a quel suono, a quel rumore. Il problema nasce negli ambienti di lavoro quando ci sono più soggetti. E quindi se sono più soggetti con entità in decibel importanti, l'unico modo per valutare il rumore è quello di fare una perizia acustica. Ovviamente c'è una differenza tra bassi e acuti, anche questo già visto in precedenza. Questo è un po' uno schema che ci fa capire come al variare della pressione
in decibel, cioè in newton su metri quadri, intensità in decibel e frequenza in hertz, abbiamo diversi campi uditivi che vanno dal semplice linguaggio che sta più o meno al centro fino alla soglia del dolore, ok? Limite che, oltre il quale ovviamente abbiamo danni irreversibili all'orecchio umano. Questi sono un po' gli effetti, oltre alla perdita di udito, dati dal rumore sui luoghi di lavoro. Ovviamente io quando parlo di luoghi di lavoro, questa è una premessa che solitamente faccio sempre, questa volta mi è sfuggita, io parlo di qualsiasi attività lavorativa che ha un dipendente. Quindi per me il luogo di lavoro si entra in decreto legislativo 8108 da quando c'è un dipendente fino a 1000 dipendenti, quindi non per forza quando parliamo di aziende stiamo parlando dell'azienda con 1000 dipendenti, anche una piccola attività lavorativa in teoria ha bisogno di una valutazione del rischio, okay? E questi sono un po' gli effetti che può avere il lavoratore, quindi aumento della frequenza cardiaca, disturbi al sistema nervoso, diminuzione della capacità lavorativa, e quindi tutto questo si può trasformare anche in un aumento degli infortuni sul lavoro stesso. Ovviamente il rischio è legato ad un fattore che si chiama tempo di esposizione. Il tempo di esposizione gioca un ruolo importante, perché ovviamente se noi stiamo 8 ore sottoposti ad una sorgente rumorosa di intensità maggiore di 80 decibel è un conto. Se ne stiamo 2 ore o non con continuità è tutto un altro discorso. Quindi il discorso tempo di esposizione gioca sempre un ruolo importante per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Questa è un'altra slide, non so se si riesce a vedere bene, comunque vi leggo io i valori. Su quest'asse che sta praticamente al centro, quindi dove vedete queste frecce che confluiscono su questa orizzontale, ci sono i valori in decibel, quindi è simile a quel campo uditivo che ho fatto vedere in precedenza, però è un po' più semplificato, cioè si tiene conto solamente dei decibel. Allora ovviamente in una stanza silenziosa siamo intorno ai 0 decibel, ok? Normale conversazione stiamo intorno ai 60 decibel, quindi in questo istante io parlo solo, quindi probabilmente siamo anche sotto ai 60 decibel. Un motore elettrico da 50 kW, quindi per esempio un tagliaerba, stiamo intorno ai 90 decibel, verniciatura struzzo 100 decibel, sega a motore 110 decibel, e poi l'aereo che decolla sta ai limiti della soglia del dolore, ecco perché poi quando stiamo decollando si sente, percepiamo questa pressione con i timpani. Quindi i limiti che a noi ci interessano e che poi approfondiamo tra qualche slide sono praticamente due. Ok, uno è quello di 80 decibel, questo è un primo limite importante che c'è nel decreto legislativo 8108. In realtà non è l'unico, perché il decreto legislativo 8108 individua una fascia che va tra gli 80 e gli 87 decibel, ok, oltre alla quale abbiamo un rischio tumore sicuramente alto nella classificazione dei rischi. I 130-140 decibel invece è la fascia di soglia del dolore, quindi oltre 140 noi in un ambiente di lavoro non dobbiamo mai andare, anche perché i dispositivi di protezione individuale che poi vengono utilizzati non riescono a portarci alla normale conversazione che è 60 decibel. Anche l'utilizzo combinato di cuffie e tappi diminuisce di una quarantina di decibel l'emissione sonora, quindi la percezione del rumore, non l'emissione sonora. Quindi ovviamente noi dobbiamo tenerci non oltre i 100-110 decibel se vogliamo un ambiente di lavoro che con i DP e con i DPC sia comunque gestibile senza danni al lavoratore. E quindi questo è un po' per dare un attimo il senso per dare un collegamento ai decibel, altrimenti solo un numero per le persone meno esperte potrebbe essere una cosa non capibile. Okay, quindi adesso abbiamo associato al numero un elemento della nostra vita, in modo tale che possiamo fare un confronto. Le misure come vengono fatte con questo fonometro, come diceva il collega, è importante avere questo filtro A che ci consente di andare a simulare come l'orecchio umano percepisce l'onda. Okay. Questi sono dei valori che per chi utilizza dei software nella stesura dei documenti di valutazione dei rischi, post eccetera, spesso si trovano due valori, che sono il decibel A, quindi tra parentesi uno trova un A, qualcuno magari anche quando faccio lezione io non capisce che cosa è questo A, quindi questo A adesso abbiamo scoperto, per chi non lo sapeva, che è un qualcosa legato al fenomeno, alla percezione umana.
qualche volta c'è anche il decibel C, qualche software indica, anche questo lo indica perché il software utilizza dei database di enti di ricerca eccetera, che solitamente su queste schede hanno sia il decibella che il decibel C. Quello che ci interessa a noi comunque è questo decibel, questo decibella. Il rumore può essere continuo o un rumore impulsivo. Questa distinzione del rumore è una distinzione che è legata al danno che può provocare. Quindi un rumore continuo, abbiamo detto che gioca un ruolo importante il tempo di esposizione, quindi in base alla maggiore o minore esposizione può creare danni nel breve, medio o lungo termine. Invece in un rumore impulsivo siamo nel caso in cui anche un suono impulsivo molto forte può creare danni, quello che ho già detto poche slide fa. Quindi questo lo sta ripetendo, quindi intorno ai 140 decibel abbiamo il caso di rumore impulsivo. I livelli che ci interessano sono questi due, quindi il livello di esposizione individuale al rumore giornaliero, questo solitamente si legge LX tra parentesi A, e quello quindi D, dista per day, e poi quello che è invece settimanale. Quindi quando si fa una misurazione in un luogo di lavoro è buona norma farla per una settimana intera. Quindi si lascia il fonometro una settimana, si tolgono ovviamente i periodi magari di pausa pranzo eccetera, perché altrimenti le medie poi verrebbero ovviamente sballate, e si fa prima una media per ogni giorno lavorativo, quindi poi abbiamo 5 medie, una per ogni giorno, e poi si fa una media totale che è il secondo valore, che è la media sull'intera settimana. Quello il livello più rappresentativo è il livello di esposizione giornaliero, ok? Questo livello di esposizione giornaliero non deve, meglio se non supera gli 80 decibel. Se supera gli 80 decibel va ovviamente va monitorato e il lavoratore va protetto. Ok, in realtà prima della protezione c'è sempre prima la prevenzione. Quindi se noi stiamo in un ambiente di lavoro dove si supera gli 80 decibel, però un macchinario può essere spostato in un'altra stanza o da un'altra parte e diminuire gli 80 decibel senza l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o dispositivi di protezione collettiva, è sempre meglio agire sempre prima sulla prevenzione e poi sulla protezione. Quindi che cosa dice il testo unico? Il testo unico parla del rischio rumore al titolo 8 capo 2, quindi il testo unico è suddiviso in titoli, sarebbe diversi capitoli di questo testo unico, ogni capitolo è suddiviso in capi, quindi il capo 2 sarebbe il corpo del testo unico, il corpo del titolo, e poi il titolo 1 rappresenta l'introduzione, il titolo 2 sono sanzioni connesse al rischio che stiamo analizzando. Il titolo 8 ci dice che se stiamo in una fascia tra gli 80 e gli 85 decibel, questa è una fascia di valore inferiore di azione. In questo caso è obbligatorio l'informazione, quindi dare, fare una formazione, l'informazione è una formazione interna all'azienda che si fa al lavoratore, lo fa ovviamente il datore di lavoro, il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione. Si forniscono i DP e poi c'è sempre il programma di miglioramento. Il controllo sanitario per questa fascia potrebbe non essere fatto, salvo che su richiesta del lavoratore, però in ogni caso si sono superati gli 80 decibel, quindi in questo caso è comunque meglio far fare la visita medica, quindi siamo già al limite. Poi tra gli 80 e gli 85, tra gli 85 e gli 87 è un valore superiore di azione, questa volta, oltre all'obbligo dei DP, anche il testo unico ci dice che è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ovviamente almeno una volta all'anno, tranne su indicazione differente del medico competente. E poi oltre gli 87 iniziano questi rumori impulsivi, ovviamente che non stiamo ancora al limite di 130-140 decibel, però è la fascia vera e propria di allarme di esposizione. In ogni caso però la normativa ci indica che la misurazione è obbligatoria quando si ritiene che si superano gli 80 decibel. Ovviamente quando si ritiene è una parola che è molto particolare, perché io sfido chiunque, se stiamo a 75 decibel, di sapere che è precisamente 75 e non 80 decibel. Quindi comunque se noi abbiamo dei macchinari che già si avvicinano ai 70 decibel, ne abbiamo più di uno nello stesso ambiente, in quel caso almeno una prima misurazione andrebbe fatta. La normale tollerabilità, che significa tutto e niente, perché la tollerabilità è anche personale, no? Se una... quindi non può essere. Invece il decreto legislativo c'è un limite che è numerico, quando c'è un limite con un numero è molto più semplice, no? Perché non ci possiamo sbagliare, però a patto che comunque una misurazione debba essere quasi sempre fatta, a meno che non siamo in presenza di un unico
di un unico macchinario attrezzatura o comunque più macchinari però di livello molto basso. Queste cose noi le possiamo leggere sulle schede tecniche dei macchinari, quindi quando si fa un post, quando si fa un DQR, noi dovremo sempre leggere le schede tecniche dei macchinari e non prendere sempre per buono quello che ci dà. Le decimali che sono scritti vicino al macchinario, a che distanza sono stati presi? Quella sono, loro hanno fatto comunque una valutazione fonometrica come la si fa in azienda, quindi con quei limiti che ha detto... Sì, sempre la stessa cosa. Ovviamente c'è anche la direttiva della macchina che ci viene in aiuto sempre nella progettazione dei macchinari, nella costruzione, che ci dice comunque oggi bisogna comunque tenersi con le nuove tecnologie, bisogna comunque fare dei macchinari che sono sempre meno numerosi, ok? Quindi una prima valutazione va fatta. Se si superano gli 80 decibel, ovviamente questo che significa? Significa che io dovrei comunque, se possibile, fare una modifica all'interno dell'azienda, quindi spostare i macchinari, modificare la telemetria, il layout aziendale. In questo caso, quando l'ho modificata, io devo andare a rifare la valutazione fonometrica, perché non ha più senso quella che ho utilizzato in precedenza. E va ripetuto comunque ogni qualvolta, per esempio, acquisto un macchinario nuovo, ogni qualvolta ci sta una modifica sempre planimetrica all'azienda stessa. Ovviamente, oltre alla misurazione obbligatoria, il rischio va valutato, cioè la valutazione del rischio è qualcosa che viene precedentemente, perché io quando vado a leggere le schede tecniche io già sto in una fase di valutazione del rischio, quindi è quella fase che decido io e l'SPP, io datore di lavoro e l'SPP, o comunque io il datore di lavoro, perché poi l'SPP può solo comunicare, ma è il datore di lavoro che decide la decisione finale, se effettuare o meno una misura fonometrica. Poi questo è quello che ho già detto, quindi ripetuto quando ci sono modifiche acusticamente significative, e i risultati vanno riportati nel documento di valutazione dei rischi. Ovviamente la perizia deve essere allegata e tenuta in azienda, i numeretti che escono devono essere riportati anche all'interno del DVR, e poi i risultati di questa perizia, di questo DVR, andrebbero spiegati al lavoratore nelle riunioni informative che si hanno almeno una volta all'anno, okay? Quindi questa è la logica generale. Quindi il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori vengano informati e formati anche sui valori limite di esposizione, quindi un po' quello che sto dicendo io, anche con riferimento alle norme specifiche di ogni settore, perché poi quando si fa sicurezza ogni settore ha delle norme specifiche, quindi comunque bisogna sempre tenere in considerazione anche quelle, ovviamente anche informato su come utilizzare i DPI e poi imporre la segnaletica di sicurezza nelle zone ad alto rischio. Quindi se io ho particolari zone dove si superano questi 80 decibel non posso fare nient'altro che dare le cuffie ai lavoratori, però in ogni caso la normativa dice che l'accesso alle zone è consentito solo a chi deve lavorare in quelle zone, quindi la segnaletica poi diventa anche questo, dove mettere questi segnali all'interno dell'azienda, anche figlio della valutazione dell'indagine fonometrica che è stata fatta, perché potremmo avere livelli di rumore differenti in zone differenti dell'azienda stessa. Quindi misure tecniche, ovviamente scelte di attrezzature adeguate, progettazione di lavoro, informazione, programmi di manutenzione, perché se noi abbiamo dei macchinari la cui manutenzione è fatta una volta ogni 2 anni e non la facciamo, ovviamente dopo quel numeretto che sta scritto sulla scheda tecnica non serve più a niente, perché le parti usurate eccetera danno comunque delle vibrazioni e dei rumori differenti, quindi non possiamo più basarci su quello, e per tutelarci possiamo solo ed esclusivamente fare una misurazione fonometrica. Mezzi di protezione quali sono? Sono praticamente tappe e cuffie, quindi anche il tappo che noi andiamo a comprare in farmacia, quello più semplice potrebbe essere un dispositivo di protezione individuale, fino ad arrivare alla cuffia che è costituita da queste due coppe con all'interno un materiale schiumoso che va appunto a proteggere acusticamente il lavoratore. Ovviamente quando ci sono particolari situazioni si va anche a utilizzare sia cuffie che tappe in maniera combinata, e anche diciamo l'acquisto delle cuffie deve essere anche questo fatto in funzione poi dell'effettiva valutazione dei rischi, perché comprare comunque, cioè noi dobbiamo sì diciamo proteggere il lavoratore, però in ogni caso non proteggerlo troppo,
perché l'auditore deve sempre ascoltare quello che sta succedendo in azienda, perché altrimenti un allarme che suona per un incendio, un mezzo in movimento alle sue spalle, lui non se ne accorge, quindi potremmo addirittura peggiorare il discorso, che dalla malattia professionale tuteliamo quella, però non tuteliamo l'infortunio istantaneo. Ok? Quindi i tappi possono essere fatti in diverso modo, quindi su misura, premodellati, va bene così. Le frequenze che ti riescono a proteggere con le cuffie vanno fino ai 30 decibel, l'utilizzo combinato aumenta un po' questo limite. Quindi dove viene messa questa valutazione dei rischi? Nel DVR, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei piani operativi di sicurezza. È obbligatoria sempre, ovviamente per singoli macchinari e attrezzature si può fare anche attraverso schede tecniche e schede di enti di ricerca, qualche software house utilizza per esempio il CPT come dato paritetico, oppure la misurazione obbligatoria come già detto se si superano gli 80 decibel. Il controllo sanitario deve essere fatto ovviamente dal medico competente, il medico competente monitora lo stato di salute del lavoratore annualmente, se ritiene necessario può anche fissare una visita medica ogni 6 mesi. I risultati di queste visite mediche sono sia quei certificati di idoneità al lavoro, che sono quelli che vediamo sul cantiere, sia quelle cartelle sanitarie che vengono conservate dal datore di lavoro o dal medico, dove all'interno c'è la storia di ogni singolo lavoratore, storia a patto che ovviamente la visita medica sia fatta ogni anno, perché se saranno sì e tre no, non è possibile poi avere, cioè capite bene se c'è un collegamento o meno con il luogo di lavoro, con l'attività lavorativa. Questo sono sempre gli obblighi per il datore di lavoro e per i lavoratori, quindi i lavoratori a loro volta devono ovviamente salvaguardare la loro sicurezza utilizzando i DP, una volta che gli sono stati consegnati ovviamente è anche il lavoratore che deve collaborare con il datore di lavoro. Questa è una ripetizione. Un modo per proteggere determinate zone dei luoghi di lavoro, no? Dall'emissione sonora di altre zone, oppure per non far fuoriuscire al di fuori di quella zona il suono, sono questi materiali che sono o fonoassorbenti o fonoisolanti. Ok, questi vengono utilizzati anche nelle strutture diciamo civili, quindi non per forza nei luoghi di lavoro. La differenza sta che il materiale fonoisolante va a diminuire, cioè l'intensità sonora che va all'esterno. Quindi se dentro abbiamo 80 decibel, fuori la trasmittanza sonora, perfetto, solita, fuori saranno 60 decibel. Questi si dividono in materiali. Il concetto è lo stesso dei dispositivi di protezione individuale, perfetto. I materiali sono ovviamente materiali naturali, artificiali o sintetici per i fonoisolanti, mentre nel caso dei fonoassorbenti possiamo avere materiali in tessuto, metallici, in legno, e questi ovviamente hanno un ruolo differente, cioè non è che loro tendono a non trasmettere, quindi limitano praticamente il riverbero, quindi assorbono, come dice la parola stessa. Quindi questa è un po' la panoramica per quanto riguarda l'utilizzo di questa fonometria, di questa acustica sui luoghi di lavoro. A questo punto ci vediamo un po' le opportunità lavorative per i tecnici competenti in acustica, e poi l'ultima parte vediamo un po' come è strutturato questo corso in maniera abbastanza veloce, così chi è interessato può poi farci anche qualche domanda. Ripasso la parola quindi all'ingegner Tani. Ok, quindi vediamo l'aspetto poi pratico, come si finalizza tutto quello che abbiamo detto dal punto di vista delle opportunità lavorative del tecnico competente in acustica. Allora, abbiamo detto che la legge 4 ci impone di effettuare delle valutazioni di impatto acustico in caso in cui l'attività sia già in esercizio, e quindi ci sono delle modifiche tali da alterare il clima acustico. Oppure potremmo effettuare valutazioni di previsionale di impatto acustico, sempre firmato esclusivamente da tecnico competente, in cui per nuove attività, nuovi esercizi produttivi, e oppure valutazione di clima acustico addirittura, dove quando ad esempio vogliamo verificare che la futura opera, il futuro edificio da realizzare possa essere realizzato in quella determinata area, nel senso, ora vi spiego meglio, se dobbiamo realizzare un ospedale, una scuola, un edificio un ricettore sensibile,
Vogliamo, ok, però nella zonizzazione acustica, ok, dobbiamo collegarlo nella classe 1, ma se effettivamente andiamo a fare le misure e vediamo che quel clima acustico indagato non rispetta quei valori limiti, bisognerebbe apportare delle modifiche al progetto o considerare eventuali opere di mitigazione acustica, a cambiare posto, quindi adattare un altro tutto. Quindi valutazione, in quest'ottica, valutazione di clima acustico ad esempio. Oppure per traffico ferroviario potremmo andare a valutare l'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario, da zone aeroportuali, da traffico automobilistico. Quindi in generale tutti i tipi di valutazione di clima di impatto acustico. Valutazione del rumore in ambienti di lavoro, ecco come ha detto il collega, quindi anche l'ottica del rischio sul lavoro. E poi classificazione acustica degli edifici, abbiamo visto acustica architettonica, ecco anche qui c'è la subentra la figura del tecnico competente in acustica, anzi diciamo che a breve oltre alla classificazione energetica degli edifici si dice che a breve ci sarà anche la classificazione acustica degli edifici, quindi perché in qualche modo praticamente fornisce, può influire sul valore di un immobile, giusto? Quindi anche questo in futuro potrebbe essere un'opportunità lavorativa per chi competente. Quindi verifica dei requisiti acustici nei luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo, di pubblici esercizi, lavorare per gestori di locali, come per preparare e disporre la documentazione di valutazione di impatto acustico. Questo sì, bravo, zonizzazione e poi lavorare per il comune, ad esempio, lavorare per il comune, per la stesura di mappe acustiche per zonizzazioni acustiche, oppure per i piani di risanamento, quindi possiamo lavorare sia per il comune, sia per enti privati, aziende, sia per gestori di infrastrutture, per i piani di risanamento acustico. E poi infine abbiamo anche il ruolo del tecnico competente anche come consulente a servizio del giudice, quindi consulente tecnico di ufficio oppure di parte per privati. E ci, quindi, ci sono casi in cui non si usa il fonometro, giusto? Ecco, dai, volevo precisare una cosa. Casi in cui non si usa il fonometro. Allora, per le valutazioni di impatto acustico di solito bisogna utilizzare un fonometro, però diciamo che se non si dispone di questa strumentazione bisogna anche dire, forse prima perché siamo frantesi, anche se il costo della strumentazione sì, è elevato, però fare una relazione di impatto acustico, diciamo, una relazione di solito è ben retribuita, siamo mediamente intorno, possiamo girare, poi dipende dal tecnico, da quello che chiede il tecnico, ma mediamente anche intorno ai 1000 euro. E quindi diciamo che anche se affitto un fonometro per un giorno, anche se affitto da un'azienda me lo affitta a un prezzo elevato, anche 150 euro mettiamo al giorno, però riesco a recuperare quelle spese oppure se mi compro un fonometro riesco a ammortizzare nel tempo, facendo qualche valutazione di impatto acustico riesco a ammortizzare, diciamo, questo. Quindi anche per i software previsionali di impatto acustico, abbiamo detto tipo Sunplan, ecco, è molto costoso, però ci sono anche altri software meno costosi e comunque a volte possiamo, per fare le valutazioni di impatto acustico, possiamo fare a meno di questi software, come vedremo ad esempio nella relazione che facciamo dopo. Quindi sì, alla fine. Poi il fonometro, diciamo, che è lo strumento base di cui si serve il tecnico acustico, cioè non possiamo fidarci solo del nostro tipo. Sì. E quindi sul cellulare. Sì, però diciamo la classe non è ottimale, la classe di quel fonometro non è ottimale. Fa la media di tutte le frequenze, non è che non è media. Sì, anche come precisione non è molto molto preciso, non è, diciamo, di solito è classe 1, viene utilizzato per valutazione di impatto ambientale con la classe 1. Quindi consulenze tecniche di ufficio, facciamo, diciamo, giusto due cose come riguardo il tecnico competente come consulente tecnico di ufficio.
Di solito perché diciamo c'è una confusione tra applicare i limiti imposti dalla normativa o applicare il criterio della normale tollerabilità come l'articolo 844 del codice civile. Quindi di solito il consulente tecnico deve rispondere al quesito del giudice e di solito, ad esempio, vabbè, questo è l'articolo 844 che recita che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni, in questo caso di rumore, se non supera la normale tollerabilità. Avente anche riguardo delle condizioni dei luoghi, quindi ecco, avente riguardo alle condizioni dei luoghi, implicitamente sta parlando di quello che è il rumore di fondo del luogo, ecco, quindi è qualcosa, la normale tollerabilità è legata anche al rumore di fondo che si ha in quel determinato panorama acustico, diciamo. E quindi di solito il quesito del giudice appunto ci dice di valutare la normale tollerabilità tenendo conto di verificare che il rumore di fondo non sia superato di 3 decibel dal rumore che il rumore totale con sorgente accesa non superi il rumore di fondo di 3 decibel. Però a volte il tecnico commento acustico che fa cade in errore perché tenendo in considerazione la normativa vigente, allora non fa altro che applicare il criterio differenziale, cioè fa la differenza tra il livello ambientale, quindi con tutte le sorgenti, anche quella disturbante dei nostri interessi. Meno il rumore. No, è quello il problema, che fa la differenza dal rumore residuo, che è diverso dal rumore di fondo. Quindi perché il rumore residuo è a sorgente spetta. E quindi di solito il rumore residuo di solito tende a essere, ecco, possiamo capire, più alto del rumore di fondo, perché il rumore residuo è un valore che tiene conto di alcune diciamo variabilità, di alcuni picchi che possono esserci anche in assenza di sorgente accesa, mentre il rumore di fondo è un qualcosa di si tiene conto del percentile o a 90 o a 95, poi dipende anche dal tipo di luogo con cui abbiamo a che fare, e quindi diciamo ci dà il rumore che mediamente si mantiene in maniera più frequente per tutto l'arco della misura. Il 95esimo percentile significa che nel 95% del tempo di misura il mio rumore più o meno si mantiene al di sotto di quel valore. Quindi ecco, una cosa è applicare il criterio differenziale, il livello ambientale meno il livello residuo, è una cosa il rumore di fondo. Quindi molto spesso il tecnico competente nel rispondere al giudice, ecco, applica un criterio che non è assolutamente, diciamo, non risponde al quesito fondamentale del giudice, quindi bisogna stare attenti a questo. Ecco, solo questo volevo dire riguardo alla figura del tecnico competente. E quindi individuare i descrittori acustici che meglio rappresentano il rumore di fondo, che non è detto che sia sempre il livello al 95%, e che meglio individua la sorgente, perché una cosa è che stiamo parlando di sorgente stazionaria, quindi che ha un funzionamento continuo nel tempo, è una cosa che stiamo parlando di una sorgente discontinua. Quindi a seconda del tipo di sorgente si individua il descrittore statistico che meglio si addice a descrivere quel tipo di, e confrontare i due valori tra di loro. Quindi detto questo, poi una relazione di un tecnico acustico deve essere più o meno quale può essere la struttura tipo di una relazione. Presentare il tipo di problema, la descrizione delle operazioni peritali, descrivere i luoghi di causa, metodologia adottata nell'andare a risolvere quel determinato problema. Quindi bisogna fare delle accurate dei sopralluoghi, ecco, prima rendersi conto di quello che sono i tipi di sorgenti, del clima acustico con cui si ha a che fare, e poi appunto decidere qual è il descrittore migliore e fornire i risultati accompagnati da adeguati grafici delle misure, time history e considerazioni per dare la risposta al quesito del giudice. Quindi allegati invece da queste relazioni sono i verbali, che sono una delle cose più importanti, no? Delle operazioni, grafici delle indagini fonometriche, che è così con cui si attesta la bontà delle operazioni compiute, atti di documentazione varie, certificati di taratura, sempre in qualsiasi relazione tecnico di acustica vengono sempre allegati, osservazioni di CTP
Per corrispondenza non è parte è documentazione adeguata con documentazione fotografica. Vabbè, chiudiamo questa parte del seminario con un esempio su una relazione previsionale di impatto acustico, giusto? Però diciamo che dato che l'argomento è talmente vario, prendiamo giusto, facciamo il caso di una realizzazione di impianto di recupero e riciclo rifiuti speciali non pericolosi, inerti. Questo è nel lavoro svolto nel Pugliese. Allora, vabbè, io ho levato i riferimenti per privacy qui. Quindi, allora, una relazione, questo è un caso in cui ad esempio il tecnico acustico può evitare di utilizzare, deve fare una previsione di impatto acustico, però può evitare in qualche modo di utilizzare dei software previsionali perché siamo in una condizione che non è molto complicata. Quindi ecco, vediamo come procediamo. Vabbè, si fa una premessa, questa è un po' la linea da seguire, potrebbe essere la linea da seguire. Poi ci sono delle regioni che danno proprio le linee guida per fare la valutazione di impatto acustico, quindi fare un inquadramento geografico del sito e quindi per vedere un po' quali sono in qualche modo quali potrebbero essere le sorgenti che entrano in gioco. Poi un'analisi della legislazione per vedere in che classe acustica ricade la mia area in cui devo andare in questo caso a inserire quella data attività. Strumentazione utilizzata, si presenta un po' la strumentazione che deve essere conforme al decreto 98 che abbiamo visto prima, quindi strumentazione catena di misura di classe 1, taratura, calibrazione, quindi allegati come al solito, la calibrazione della misura, descrizione dello stabilimento, quindi si parla un po' di quella che è l'attività legata a quella sorgente sonora per capire, diciamo, per fare uno studio preliminare, per capire quelli che sono gli eventuali impatti sonori che si possono avere. In questo caso stiamo parlando di impianti di frantumazione e vagliatura. Quindi poi si passa alla descrizione delle attività svolte. Bisogna prima fare delle analisi, diciamo, bisogna caratterizzare in qualche modo il clima acustico ante opera, quindi a sorgente spinta, e poi bisogna prendere nei momenti in cui non si conosce la potenza sonora di quell'impianto, ad esempio, bisogna effettuare delle misure presso situazioni analoghe, quindi impianti già funzionanti, già esistenti, ad esempio. E bisogna fare in qualche modo il calcolo per la situazione più vicina al nostro caso futuro e quindi ricavare, diciamo, un livello di emissione di quella sorgente. E quindi paragonare la situazione, calcolare un livello ambientale futuro e paragonarlo al livello residuo. E comunque verificare quindi sia la classificazione acustica in termini di valori assoluti, sia di criteri differenziali. Ok, quindi vediamo, giusto, velocemente. Quindi vogliamo valutare l'impatto acustico generato dall'attività di recupero di rifiuti inerti nell'impianto sito in località. Quindi si fa un inquadramento geografico, quindi dell'area di interesse, presentando ad esempio un altoforo in cui si divide la zona e si tiene conto di quelle che possono essere le sorgenti nell'intorno della mia futura attività. Quindi in questo caso ad esempio c'è una strada di collegamento di due comuni, una strada provinciale. Però la zona, diciamo, è una zona tipicamente, diciamo, industriale, ad uso industriale. E potremmo andare a analizzare gli strumenti di regolazione del territorio, come il PUG, in cui si porta ad esempio uno straccio di quello che è la zona di interesse. Quindi passiamo all'analisi della legislazione. Di solito si usa il criterio sia di superamento di soglia e sia il criterio differenziale, ma dato che in questo caso non si rivela la presenza di ricettori sensibili nell'intorno della zona e dato che siamo assente anche la zonizzazione acustica comunale, si fa riferimento esclusivamente al criterio assoluto senza prendere in considerazione quello di fare la misurazione non è una delle fasi, una strada
ora vediamo. Scegliamo come, allora, scegliamo per la misura in anteopera, scegliamo, dato che non ci sono ricettori né sensibili né abitazioni, si potrebbe scegliere di utilizzare il criterio di mettersi al confine del cantiere della mia attività e vedere un po' quello che è il livello sonoro. Se uno passa qui e di là davanti. Sì. Sì. Quindi alla fine che cosa... Allora, vediamo, questi sono i limiti, non ci interessa. Abbiamo detto non c'è classificazione acustica, quindi attenzione, vale il decreto del 91, quindi che divide il territorio in quattro macro classi. E abbiamo individuato una classe che è di 70 decibel, sia nel diurno che nel notturno, essendo zona industriale. Vabbè, si presenta la strumentazione, la postazione di misura è costituita da un microfono per esterni, un sistema di alimentazione interna solamente, in questo caso solo interna perché si fanno misure spot molto brevi e qui non c'è bisogno di un'alimentazione ulteriore esterna con delle batterie esterne. E poi si utilizza un software per l'elaborazione di questi dati, che in questo caso, avendo utilizzato quel determinato fenomeno, si utilizza un noise work. Poi si verificano gli eventi meteo, informazioni su taratura e calibrazione, e si passa a descrivere un po' lo stabilimento. L'organizzazione dell'attività, come abbiamo visto, si divide in due aree, area di lavorazione e area di stoccaggio, però diciamo in questo caso potremmo focalizzare l'attenzione sull'area di lavorazione in cui verrà collocato il futuro macchinario, quindi consideriamo quello come sorgente sonora prevalente, diciamo. Stiamo proteggendo persone esterne o indoperate? No, queste, le valutazioni di impatto acustico sono per proteggere praticamente gli ambienti dell'esterno, sì, sì. Altrimenti si parla del decreto, sì, del testo 1. Sì, sì, sì. Anche perché questa è stata fatta sul questa sono la parte più quindi sono valutazioni di impatto acustico che servono per tutelare l'ambiente, se la legge quadro è proprio per tutelare l'ambiente. E i lavoratori è un'altra è un'altra, sì, il testo unico sul studiare l'interno come anche diciamo come non valgono più i limiti di classificazione acustica, ma valgono quei limiti del decreto al testo unico. Sì, perfetto. Ok. Quindi, ecco, vediamo il tipo di impianto, un Brown Lennox modello formato, vediamo costituire un po' le grandezze, quanto la grandezza dell'ingombro dell'impianto, un po' in che cosa consistono queste fasi. Ok, queste informazioni tecniche dell'impianto. Vabbè. E quindi si passa a descrivere le attività svolte. Quindi si fanno prima delle indagini preliminari finalizzate ad acquisire informazioni che ci possono servire, si compilano le schede di campo, questa è una cosa importante, si effettuano foto e schede di campo, verifica dei parametri meteo, installazione della strumentazione, analisi e valutazione delle misure. Quindi un po' si passa a descrivere i parametri rilevati, l'EC ponderato in A, livelli statistici, ok, abbiamo già detto i percentili, il livello minimo e massimo, e poi si trova la time history a un minuto, perché abbiamo ritenuto che praticamente il tempo di campionamento di un minuto sia necessario a descrivere in maniera abbastanza adeguata quel livello sonoro associato a quella particolare sorgente. Quindi caratteristiche del clima acustico anteopera. Quindi sono stati scelti due punti per effettuare sul confine del cantiere per effettuare i rilievi anteopera, e però si nota che l'area di intervento è ben lontana dal centro abitato, a confine con la zona industriale del comune. Ok, quindi si passa a presentare un po', a fare una sintesi di quella che è la misura effettuata. Ecco, questo è il posizionamento del punto A1 e A2 ai confini del cantiere. La zona rossa è dove verrà applicato poi l'impianto. Quindi abbiamo dei livelli equivalenti di 63,9 e 60,3, quindi già belli, diciamo, alti, già senza alcuna sorgente. Allora, quindi, poi dobbiamo caratterizzare questa sorgente acustica, come possiamo operare. Quindi vediamo che questa società
ha già un altro impianto, cioè lo stesso impianto, diciamo, che deve operare in quella zona è già in funzione in un'altra sede della stessa società. Quindi andiamo a fare dei rilievi, scelgo 4 punti nelle immediate vicinanze dell'intorno della sorgente e un altro punto un po' più distante per vedere come si propaga il rumore nell'intorno dell'impianto. Ok, quindi ecco, questa è la posizione della mia sorgente, il mio classificatore, e sono i 4 punti P1, P2, P3, P4 all'intorno proprio nelle immediate vicinanze a un metro dalla sorgente e punto P5 un po' più distante, quindi sempre cercando di mantenersi lontani da superfici riflettenti per vedere un po' come si propaga in campo libero, visto che di lì abbiamo più o meno campo libero, non abbiamo ostacoli nella, più o meno stiamo cercando di estrapolare un valore, di predire un valore possibile. Come? Già 63, 63. Sì, già siamo vicino a una strada, quindi già. Sì, sì, già la situazione è un po'. Quindi abbiamo, riportiamo un po' i valori in termini di livelli equivalenti. E qui vediamo che abbiamo proprio nelle immediate vicinanze del macchinario abbiamo valori sopra gli 80 decibel. E quindi cerco di utilizzare delle formule. Ora non ci addentriamo proprio nella teoria di queste formule, però dato che non conosco la potenza sonora della macchina, prendo qui 4 valori nelle immediate vicinanze della sorgente e faccio il mio obiettivo è quello di calcolare la potenza sonora per poi estrapolare il livello sonoro della sorgente. Quindi applico delle formule e quindi ricavo il livello di potenza sonora come somma del praticamente il livello di pressione sonora in condizioni di campo libero più 10 logaritmo del rapporto della superficie di misura della superficie più piccola di sviluppo della macchina diviso una superficie di riferimento di 1 m². Vabbè, nel caso in esame io la propagazione in campo libero è uguale a quella reale misurata a meno dei fattori correttivi che tengono conto della divergenza geometrica dell'assorbimento del terreno e quant'altro. Quindi considero come modello, diciamo, nell'andare a studiare la propagazione del suono nell'ambiente si utilizzano diverse formule a seconda della semplificazione che faccio sulla sorgente. In questo caso considero una sorgente, faccio un'ipotesi un po' forzata, perché però la sorgente puntiforme che propaga suono su una superficie, su una mezza sfera praticamente. Quindi ipotizzo per ragionare in vantaggio di sicurezza, ipotizzo trascurabile ad esempio questi due fattori, K1 e K2, e dico che la propagazione del campo libero è uguale a quella reale, data dalla media, quindi media energetica però, dei 4 valori misurati vicino alla sorgente, 84,6 decibel, più quel logaritmo del rapporto delle due superfici, ottengo 100 più di 100 decibel come potenza sonora. Quindi vado a, questa volta applico la propagazione sonora in campo libero, ok? Quindi stiamo considerando, abbiamo detto, propagazione semisferica, e il termine D che compare in questa forma indica la distanza della sorgente dal punto in cui ho effettuato la mia misura in anteopera, e vado a calcolare il livello che ottengo, lo sommo al livello in anteopera e ottengo il livello equivalente post-opera in corrispondenza dei due recettori, dei due punti in anteopera. E vediamo che, come si vede dalla tabella, ho un incremento dei livelli in decibel, ma non così eccessivo, non da superare il limite in questo caso. Quindi non è prevista alcuna misura di mitigazione o quant'altro. Ecco, quindi questa può essere una valutazione acustica, questo è un caso semplice, però può essere un modo di operare con una valutazione di impatto acustico. Quindi alla fine magari si fa presente che comunque è stata una stima, quindi per verificare il livello effettivo, ecco, una volta che sarà installata la sorgente si effettueranno dei rilievi fonamici. Certo, qua è rimasto. Sì.
altrimenti bisognava proporre delle mitigazioni, delle opere di mitigazione, recinzione magari dello stabilimento o quant'altro. Oppure un'altra opera di mitigazione potrebbe essere a livello di operatività, quindi come ore di funzionamento dell'impianto si limita solo in certe ore l'impianto. E poi i soliti allegati che abbiamo già detto, certificati di taratura, vabbè, testato tecnico competente, traccio planimetrico e qua. Vabbè, io ho concluso con questo esempio. Grazie. Quanto è costata questa benedizione? E questa si può dire, questa sui 700. Ah, 700 testi era un caso semplice. Vabbè, solo da amico, non mi sembra difficile. Ci vuole un po' di esperienza, e però diciamo che è una cosa che un po' di esperienza. È una perizia preventiva, non è? Sì, 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 sì. Che poi in realtà è quando si installa la macchina. E poi vabbè, consideriamo che comunque ci saranno, quando verrà installata la macchina ci saranno delle altre valutazioni, che altri rilievi, comunque sì. Questo mediamente c'è già intorno ai 1000 euro, ma anche di più, cioè, ma questo in effetti serve solamente come legato a un progetto? Questo serve per l'attività, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Senza questa documentazione di valutazione fatta, così non si può ottenere l'autorizzazione. Questo caso l'attività, quindi lì era solo una zona di stoccaggio che poi dovevano affrancare questa zona di stoccaggio alla zona di impianti, attività dell'impianto, quindi era una modifica all'area che si dice, all'attività che si faceva, quindi dovevano per forza di cose andare a presentare questa documentazione. C'è da lavorare al collegare. Allora, io prima di tutto ringrazio l'ingegner Trani che mi ha accompagnato, quindi concludo io con quest'ultimissima parte, vado abbastanza veloce perché mi sento abbastanza stanchi e rumorosi. Allora, presento brevemente il Master in acustica ambientale e edilizia, queste slide poi a breve, tra pochi giorni, le trovate sul sito del collegio insieme alle modalità di iscrizione. Che cos'è il tecnico competente in acustica? L'abbiamo già detto e ripetuto, quindi deve essere iscritto alle liste regionali. Per abilitarsi è necessario fare questa domanda, quindi noi successivamente al corso, per chi è interessato, verrà seguito anche direttamente per fare la domanda per l'iscrizione alle liste. Serve l'attestato di frequenza al corso al master, che è ovviamente una documentazione che attesta l'esperienza continuativa di 4 anni, quindi questi progetti che verranno fatti durante il corso poi saranno tutti controfirmati da noi per dimostrare che voi avete fatto esperienza con dei tecnici competenti in acustica. Okay? L'iscrizione è per titoli, in effetti, non è che fare il secondo esame. L'iscrizione è per titoli, sì. Ci sarà un elaborato finale, non un esame finale all'interno del corso, che poi ovviamente andrà alla fine dei 2 anni. Io parlo dei 2 anni, poi vediamo perché. Alla fine dei 2 anni. Sì, e in questo modo ci arriviamo, rispondo prima, poi comunque a breve vedrai risposta. Allora, parlo dei 2 anni perché alla fine dei 2 anni però ci sarà poi un elaborato finale che comprenderà un po' tutto quello che è stato fatto nel corso dei 2 anni. Per rispondere all'altra domanda anticipo un attimo quello che vedremo in seguito. Gli altri 2 anni sono 2 anni di approfondimento. Infatti i primi 2 sono 180 ore, quindi sarà un corso con cadenza più o meno settimanale. Si farà, immagino, il giovedì pomeriggio, e gli altri 2 anni invece sono delle ore di approfondimento aggiuntive. Quindi teniamo presente che i diplomati che dovranno fare 4 anni, comunque la gran parte del corso verrà fatto nei 2 anni. Gli altri verrà fatto poche lezioni teoriche di approfondimento, ma poche, qualche esercitazione in più a dimostrazione dei 4 anni. Poi voglio dire una cosa, quando io parlo di 2 anni e di 4 anni, non sono 2 anni e 4 anni effettivi, perché il corso comincerà ad aprile-maggio 2017 e finirà nei primi 4-5 mesi del 2018, quindi deve comprendere 2 anni solari.
quindi in realtà è un anno, ok? Per chi procede si farà l'altro anno del 2019 e si andrà giusto ai primi mesi del 2020, con cadenza però negli altri due anni che sarà una volta ogni 2-3 settimane, ok? Quindi con lezioni molto meno stressanti, cioè anticipiamolo già. Okay? Si faranno delle prove fatte? Si faranno comunque delle prove fatte, perché noi quando consegniamo la documentazione le prove dovranno avere le date di tutti e quattro gli anni solari, quindi di tutti e tre anni, diciamo, quindi date sia del 2017, sia del 2018, sia del 2019, sia dei primi mesi del 2020, perché gli anni solari devono essere comunque quattro, poi gli altri due saranno molto di approfondimento, quindi su cose che già si sono viste, perché poi alla fine noi dobbiamo comunque toccare tutte le tematiche nel, diciamo, nel primo anno, tra virgolette, ok? Quindi non vi spaventate per gli altri due anni. Se dovete fare l'investimento pensate molto ai primi due anni, ecco, questo vi voglio dire. L'iscrizione vera e propria arriva dopo 4 anni. L'iscrizione vera e propria arriva ovviamente dopo 4 anni. Adesso non c'è più differenza tra l'iscrizione tra i laureati o no? C'è differenza, l'unica differenza è questa. Ai fini dell'iscrizione una volta che uno ha fatto 4 anni che si iscrive, lavorativamente e professionalmente non c'è differenza, ok? Questa differenza ve l'ha purtroppo fatta fra 5 anni, cioè da qui ai prossimi 5 anni, nel senso che i diplomati non possono essere più iscritti alle liste, perché per il discorso di adeguamento con la laurea di geografia. Prima non c'era in questo caso, perché i tecnici laureati bastavano 2 anni per essere inseriti nella lista. Sì. Meglio per i tecnici diplomati. Sì. Sì, nel senso che, cioè dopo i 2 anni l'ingegnere, perché con l'architetto, sì, ma è quello che stiamo dicendo. Sì, stiamo dicendo la stessa cosa, solo che 4 anni sono 4 anni solari e non 4 anni contati dal primo giorno. Sì, ma sono 4 anni per i diplomati. Sì, per i diplomati sono 4 anni, per i diplomati sono 2 anni. Sì, non so, forse non sono stato chiaro, per i laureati 2 anni, poi chi è diplomato deve proseguire con la parte di approfondimento, con le altre 90 ore. Ok? Quindi per supportare, questo è quello che dicevo di 4 anni e di 2 anni a seconda che ci sia un diploma o una laurea, quindi 270 ore o 180 ore a seconda che siamo laureati o siamo diplomati, quindi 68 lezioni di 4 ore, vabbè, e 45 lezioni nel caso dei laureati. Questo è il discorso che adesso da qui a 5 anni i diplomati non possono più iscriversi. Quindi sbocchi professionali, un po' riassunto di quello che abbiamo detto: consulente interno e esterno per aziende di qualsiasi tipo, consulente tecnico di ufficio e consulente tecnico di parte in materia di guidamento acustico, occupazione per aziende qualificate per misurazione ambienti di lavoro, libero professionista esperto in acustica, consulente per la sicurezza sul lavoro per la valutazione del rischio di rumore e vibrazioni, questo caso se siamo coordinatori possiamo puntare a doppio incarico, occupazione o consulenza per studi di progettazione ambientale, occupazione per società private, enti pubblici operanti nel settore dei monitoraggi ambientali, quando è obbligatorio una certificazione di valutazione acustica, nuovo immobile anche se di natura abitativa, valutazione di impianto acustico per attività tipo discoteche, circoli privati, impianti sportivi, impianti ricreativi eccetera, tutte le attività con diffusione sonora devono comunque presentare una valutazione di impatto acustico, nel caso di rischio di rumore medio alto per il documento di valutazione dei rischi e per i post FSC, piani di risanamento acustico anche in ambito ferroviario e statale, valutazione di impatto acustico e piani di risanamento di inquinamento acustico, progettazione finalizzata alla riduzione di emissione di inquinamento acustico, progettazione finalizzata alla protezione da inquinamento acustico in ambiente abitativo e o lavorativo, valutazione della salubrità, vibrazioni, valutazione dei requisiti tecnici passivi in ambiente abitativo, ancora redazione dei piani di isolazione acustica comunale, redazione di regolamenti comunali in materia di acustica ambientale, valutazione delle proposte di risanamento acustico, modalità e tempi di attuazione. E quindi questo sono un po' è una lista di tutto quello che abbiamo visto stamattina, quindi la materia è molto ampia anche a giustificare il corso, ecco, di 180 ore. Come saranno fatte queste lezioni? Questo è un po' il programma che verrà seguito. Nelle prime due colonne sono il numero di lezioni teoriche, il numero di esercitazioni nei primi 2 anni, le altre due sono quelle aggiuntive nel corso del periodo successivo per i diplomati. E quindi introduzione al corso, elementi di fisica acustica,
strumentazione e tecniche di misurazione e analisi, legislazione acustica ambientale, acustica edilizia e requisiti acustici degli edifici, acustica in ambienti di lavoro, vibrazioni. Questo è un po' il programma che ovviamente è quello che indicato dalla regione. Okay. Ovviamente tutte queste informazioni poi ve le ritrovate sul sito. Quello che volevo dire è che per chi ha meno di 35 anni ed è in regola con i contributi eccetera, gli verrà rimborsato 200 euro sul costo, ovviamente per i diplomati giovani. Chi li ha superati, grazie. Allora, poi ovviamente per chi è interessato può diciamo consultare il sito, può chiedere al collegio, può andare sul mio sito, c'è il mio numero, anche chiamarmi direttamente e chiamare anche il collegio. Grazie per l'attenzione, già state scappando.